Buonasera, siamo in ritardo, cominciamo subito, piccola pausa. Benvenuti di martedì. Allora, l'ultimo problema di Giuseppe Conte, giallo della casa ipotecata da Equitalia, articolo dell'Espresso, una sanzione esattoriale da 52.000 euro per il candidato premier indicato da 5 Stelle e Lega. 30 secondi e si inizia davvero. Eccoci. Ciao Giovanni. Oh. Questa la ci è la maglietta, sempre. Giovanni, te lo devo confessare, questa è la maglietta che indossiamo noi umili maestranze di martedì dal mercoledì al lunedì, cioè quando tu non ci sei. Ma io sono sempre qua. E tu sparfalleggi in giro per il mondo. Mentre noi siamo qui che lavoriamo indefessamente e abbiamo tutti questa maglietta, ma il successo è ormai tale che le mie magliette sono entrate nel paniere Istat. Non ho timore, adesso ti do i dati del venduto di queste magliette. Allora, da inizio trasmissione io ho venduto 6.970.000. Cosa ridi? No, no. 6.974.724 magliette, di cui dichiarate al fisco 21. Per un totale di 200. Per un totale di 210 euro dichiarati e 25.784.000 euro di nero. Nero che tra l'altro uso per la mia fondazione leghista, no ai neri, sì al nero. Ecco, quindi perché c'è un circuito, tutti si rivolgono a me, a persone famose per ordinarmi le magliette. Buffon, per esempio, hai visto, ha dato l'addio alla Juve e appena concluso la sua festa d'addio mi ha chiesto una maglietta, te la faccio vedere, l'ha indossata, continuerò a giocare e non ho dubbi che sarà così, perché guarda chi mi ha chiesto un'altra maglietta, la Fornero, è vero, ha scelto me come procuratore e quindi per forza continuo, come minimo giocherà altri 70-80 anni, ma minimo. Ma veniamo alle magliette di questa sera. Da questa settimana c'è una novità, però le magliette non sono più in finto cotone, sono in finto sintetico, quindi dovrò applicare un leggero sovrapprezzo. Non costano più 11 euro l'una, ma costano 170 euro l'una. Quindi non però visto come butta col governo anti-europeista, ve lo dico, potete pagarle anche in lire, quindi non c'è problema. Comunque, le prime due magliette, come tu ben sai, sono come al solito dedicate ai nostri, possiamo chiamarli così, i nostri due gioielli di famiglia, Fornero e Cazzola. Nella grande fiaba di martedì lei è un po' la strega cattiva, lui è quello che fa la guardia al pentolone, no? Ed ecco la maglietta dedicata alla Fornero, eccola qui. Floris, sono in pensiero, sono passati 5 minuti e non ho ancora visto arriva, la Fornero. Arriva. Ed ecco la maglietta Cazzola del nostro grande amico Giulianone. Eccola qua, il posto fisso non c'è più, oramai è così, a parte quello di Cazzola, a di martedì. A tutti coloro che prenoteranno le magliette al citofono di martedì, mi raccomando, il nostro campanello è il numero 8, c'è scritto Jessica Massaggi, se suonare Jessica Massaggi, c'è lo straordinario, ve lo faccio vedere, eccolo qui, il citofono di Mattarella. Funziona così, tu citofoni, ti faccio vedere, senti, pronto presidente? No, il presidente non c'è. Pronto? Presidente? No, il presidente è a Pilates. Ecco, vedi, no, il presidente non c'è mai col citofono Mattarella. E veniamo alle magliette sul nuovo governo Lega 5 Stelle e sul contrattone. Ecco la maglietta che fotografa la situazione odierna. Nel contratto Lega 5 Stelle non ci sono le coperture di spesa. Siamo come un'auto senza freni in discesa. Oh, questa ecco. È... Il costo,
Ecco, volevo, ci tengo a dire che il costo di questa maglietta è soggetto allo spread. Quindi adesso costa 12,90 euro, ma tra 5 minuti potrebbe costarne anche 40. Se quel minchione di Borghi fa una certa dichiarazione, potrebbe arrivare anche a di più. Comunque avrete sempre in omaggio per questa maglietta un omaggio formidabile, te la faccio vedere. È la padella Salvi Maio. Questa ha un fondo speciale, non in Teflon ma in Buffalo, ti consente di friggere l'aria. Puoi friggere l'aria. Questa aria fritta è l'unica padella che frigge l'aria. Ma per voi ho un'altra fantastica maglietta dedicata a Di Maio e alle sue ambizioni da ministro del lavoro. Te la faccio vedere perché questa fotografa la situazione. Di Maio al Ministero del Lavoro c'entra come la Nutella col pomodoro. A tutti coloro che riusciranno a mantenere il lavoro quando Di Maio diventerà Ministro del Lavoro, e quindi mi rivolgo a voi tre o quattro che ce la farete, a me gli occhi. A me gli occhi, solo per voi, questo balsamo per la mente. A me gli occhi, ve la faccio vedere. L'autoipnosi con Toninelli. Fissi la sua foto da concentrato e in tre secondi cadi in trance. Vuoi resettare la tua poca materia grigia, vuoi dare l'addio a qualunque forma di pensiero, usa l'autoipnosi con Toninelli. Ma questo contratto qualcuno l'ha letto, se non tutto, almeno un riassuntino, un bignamino, o ci fidiamo? Ma uno lo ha letto. E chi è? Il solito Cottarelli, che deve sempre rovinare la festa a tutti. Perché Cottarelli è uno così. Tu hai già organizzato la festa di compleanno, hai già fatto preparare la torta, stai soffiando sulle candeline, arriva lui, ti punta il dito in faccia e ti dice: ma hai le coperture per la torta? Hai la copertura per la candelina? E allora tu sei costretto a rispondere: ovviamente no, peseranno sulle prossime generazioni. Comunque ecco la maglietta Cottarelli, te la faccio vedere. Cottarelli ha fatto i conti del contratto per il nuovo governo, è già pronto lo sfratto. E a tutti coloro che acquisteranno la maglietta con la Cottarelli, due straordinari gadget in omaggio: il nuovissimo bancomat della BCE, voluto da Salvini, Di Maio, credito illimitato, tu spendi quello che vuoi, paga l'Europa. E il secondo fantastico gadget: il videogioco di Mario Dragon Ball. Il Dragon Ball, sono 7 livelli di difficoltà. Dragon Ball, scusate. Sono talmente. Sono 7 livelli di difficoltà. Con la sua palla di energia, il primo Draghi deve sconfiggere la Bundesbank, il settimo Di Battista. Finora nessuno è riuscito a finirli. Apriamo il breve, triste capitolo di magliette del PD. C'è stata l'assemblea, Renzi non molla, Orfini l'ha impischiato, la delegata Pina Cocci ha gridato non me chiamate, poi è arrivato Claudio Amendola, ha detto se famo una matriciana, e il povero Martina che sta lì tra coloro che sono sospesi ad attendere un segno, forse il segno gli è arrivato. Renzi ha aperto a Martina, te la faccio vedere la maglietta. Renzi apre sul segretario Martina. Lo faccio a fette o lo richiudo in cantina? Mi sembra che ci sia volontà di lavoro. E a tutti coloro che hanno cercato di bucare la bicicletta di Renzi, un omaggio speciale. Lo straordinario gioco della Lego, eccolo qui, ricostruisci il PD. Sono 15 milioni... Sono 15 milioni di mattoncini di tutti i colori tranne il rosso. E non può mancare la maglietta dedicata al grande Silvio Berlusconi, una maglietta che, visto il consenso che riscuote tra il pubblico, sta diventando sempre un po' più di nicchia. Pensate che della scorsa settimana di magliette di Berlusconi ne abbiamo vendute tre, una suo figlio Pier Silvio, una Marina e una ce l'ha chiesta una giovanissima egiziana tramite Amazon. La maglietta di questa settimana è dedicata al rapporto tra Berlusconi e la tecnologia. Silvio ha finalmente capito che può affidarsi alla tecnologia. Forse per disperazione si è fatto regalare un iPhone dalla sua badante, Licia Ronzulli, e ha usato per la prima volta Siri. Ed ecco la sua maglietta con la prima domanda che Silvione ha fatto a Siri. Berlusconi ha scoperto Siri. Me ne trovi una, basta che respiri. Questa è la maglietta. Quando vedo una bella gnocca, questa maglietta suona. Ma non è l'unica cosa che la rende speciale. Abbiamo anche un gadget abbinato. Allora, questa tieni forte perché è una cosa che abbiamo solo noi. Conosciamo tutti la bella idea
della sindaca Raggi per tagliare l'erba della capitale, no? Usare le pecore e brucarla. Bene, tieni forte, abbiamo colui che ha vinto l'appalto per il brucaggio dell'erba di Roma, il pastore Samuele Errabondi, eccolo qua. Allora ci dica, quante pecore ha lei? Beh, ne una cinquantina, ma tutte col verme solitario. Tutte col verme solitario, quindi brucheranno benissimo. Come funziona il procedimento di brucaggio? È molto semplice, le faccio salire sull'aereo in Sardegna, poi appena arriviamo a Fiumicino, sì, le raduno e faccio loro un bel discorsetto. E gli dico, avete due possibilità, o brucate l'erba o tappate le buche. O tappate le buche, hanno due possibilità. Finalmente è tutto chiaro, grazie Errabondi, Samuele. Se non ci penso io a far conoscere queste cose, non ci pensa nessuno, questa gente preparata, questo ce la fa, questo ce la fa, Errabondi ce la fa, te lo dico io. Iniziamo da Eugenio Scalfari, bentornato direttore. Eugenio Scalfari ci ha accompagnato per tutto questo periodo incandescente dal punto di vista politico, dalle elezioni, poi i risultati, alla fine, dopo tanti tentativi, tra tante maggioranze possibili, si arriva alla maggioranza Lega 5 Stelle e il governo sembra fatto. No, il governo non sembra fatto. Oh. Si dovrebbe fare secondo loro. Che partiti sono, dal suo punto di vista, Lega e 5 Stelle? Ecco. Questa è una buona domanda. Sono partiti populisti. Che vuol dire? Il populismo è il popolo che è disgustato di tutto quello che accade intorno a lui e vuole che tutto sia rinnovato. Ecco. Infatti, quello che ha fondato i Grillini, non a caso si sono sempre chiamati Grillini, è Beppe Grillo, il quale che era un comico di professione, e a un certo punto viene preso da questa spinta politica nella quale per 10 anni ha predicato l'abolizione di tutte le caste dirigenti. Quindi un messaggio molto semplice, molto diretto, che ha convinto molte persone. Ci sono degli osservatori che vedono un pericolo nell'unione di questi due populismi. Lei la pensa così? Sì. Lega e 5 Stelle sono pericolosi insieme? Il populismo è sempre pericoloso, dovunque si svolga. Si svolge in tutto il mondo, c'è dappertutto. Questa empito della plebe che dice non ne posso più, e che vuoi? Non lo so. Ma voglio che tutto quello che c'è adesso sia distrutto. Perché è pericoloso? Se c'hai delle masse di questo genere che vanno al governo, non è uno scherzo. Perché non è uno scherzo, direttore? Non è uno scherzo perché le classi dirigenti non ci sono, c'è il popolo, ma il popolo deve avere una guida. Quindi il populismo è popolo e un dittatore che decide lui da solo. Direttore, comunque Salvini e Di Maio fanno un'alleanza e arrivano a governare il paese. Secondo me, ma credo in questo di condividere anche l'opinione del capo dello Stato, del Presidente Mattarella, credo, hanno seguito una procedura assolutamente scorretta e oserei dire incostituzionale. Si sono presentati e hanno detto al Presidente della Repubblica: noi siamo alleati. E Di Maio dice a Mattarella: allora, noi Salvini ed io abbiamo deciso che saremo vicepresidenti del Consiglio, tutti e due, e designeremo il presidente del Consiglio nella persona di questo... Del professor Giuseppe professor Conte. Lei lo conosce il professor Giuseppe Conte? No. Conosce tutti.
No, non conosce tutti. Ma allora ti dico che io sono un appassionato di fisica teorica. Da quando avevo 14 anni studiavo Einstein. Non c'entra niente col governo. Niente. Come dice, due vicepresidenti indicano un presidente e dicono lo nominiamo noi. E questo è il problema, che non lo nomina Mattarella. Nominiamo noi. Noi designiamo questo presidente e abbiamo già un programma che le lasciamo scritto, è un contratto tra noi, tra quello che dobbiamo fare, e indichiamo, ci permettiamo di indicare una serie di ministri. E lì indicano, sì. Sono talmente tanti che hanno indicato che io me li so pure scordati. Beh, sì, anche perché la macchina governativa composita ora la stanno tra l'altro ancora mettendo a punto. Qual è il problema? Il problema è che Mattarella in parte l'ha detto, ma forse, mi scuso con lui se faccio qualche critica, ma lui li doveva, secondo me, fermare e dire alt, voi mi dovete dire qual è il vostro programma, me lo date per iscritto, benissimo, grazie. Punto. A questo punto sono io che decide. Chi è il presidente? Cosa può comportare un presidente del Consiglio non politico di un governo con una maggioranza così composita? Lega e 5 Stelle alla fine sono, secondo molti osservatori, quasi due opposti, perché la Lega propone la flat tax, i 5 Stelle il reddito di cittadinanza. È come se fossero una destra assoluta e una sinistra assoluta che si unissero per il governo. Beh, dico che l'insieme è una catastrofe. Andiamo bene. Anche perché non hanno nulla a che vedere con l'Europa. Salvini è anti-europeo ed è amico addirittura di Putin. Ci accingiamo ad essere governati dal populismo. Questa è tragica, questa cosa. Noi forse non ci rendiamo conto, ma è tragica. Anche perché il movimento unico partito in Italia che non è populista è il Partito Democratico, il quale non è populista, ma è completamente sfasciato. Il PD ha una traccia notevole di populismo che ha bisogno, come abbiamo detto, di un capo. E chi è il capo che vuole comandare da solo? La risposta è facile, Renzi. È Renzi. Quindi Renzi è uno, normalmente quando piace una ragazza, uno cerca, se non la conosce, la invita in una festa da ballo, la invita a ballare. Siccome non sa ballare, la stringe come si fa nel ballo, ma non sapendo ballare balla su un solo mattone. Ecco, quindi hai capito, balla su un mattone. Allora Renzi è un populista, perché chi comanda da solo è un populista. Forse c'è dell'elemento tragico anche nel fatto che non ci sia nessuna alternativa reale a questi due partiti così forti. Ha visto le elezioni in Val d'Aosta, addirittura hanno decretato la scomparsa delle rappresentanze di Partito Democratico e anche di Forza Italia. Forza Italia, tu intendi Berlusconi? Sì, diciamo, la chiamiamo Forza Italia. Perché allora, attenzione, Berlusconi è passato all'opposizione in modo netto, l'ha detto. Sì. Ora, io per 25 anni, quando lui non faceva politica, siamo stati profondamente amici. Dopodiché, quando lui è sceso in politica, io gli ho detto, alt, da questo momento che tu ti occupi di politica, io non ti rivolgerò mai più la parola e sul giornale ti attaccheremo
tutte le volte che è necessario. Pensava fosse lui il populista, non aveva visto niente ancora. No, ma lui è populista. Ma Berlusconi è un populista molto sui generis, perché lui non è un dittatore. No, lui è uno, l'ho già detto, che scrive il testo di quello che pensa e lo recita come attore. Quindi è autore e attore. A loro, Sorrentino, quindi, gli fa dire: conosco il copione della vita. Quindi adesso lui, non a caso, si è messo all'opposizione. Vota contro, ha già detto che lui vota contro Salvini. E fa l'occhiolino a chi? Lo farebbe al PD. Al PD. Allora, ecco, adesso io, per concludere, ti ho portato un libro che è un mio vecchio libro, rinnovato e ristampato, e si chiama Il sogno di D'Alembert, e io mi maschero da Diderot e faccio tutta la parte di Diderot che insidia la compagna di D'Alembert. Vado a vedere come va a finire. Domani è con Repubblica, giusto? Sì. Grazie, direttore Scalfari. Grazie davvero di essere stato con noi. Il sogno di D'Alembert, il sogno di una rosa, di Eugenio Scalfari. Grazie. E a noi è il momento di tornare da Gene, Gene Gnocchi. Ciao. Com'è? Ciao, zia. Sì, com'è il tempo lì a Sydney? Sì, zia, io domani parto domattina per Sydney. Sì, non so, verso che ora sono lì, dipende se, se l'aereo trova una scia chimica. Non lo so io. Ma tieni preparata la mia stanza perché vengo sicuramente, sì. C'ha il curriculum, me l'ha scritto personalmente Giuseppe Conte. Ah, allora. Ma ci mancherebbe. No, ma ci ha messo... Guarda, ci ha messo che ho condotto il Letterman Show, ho presentato la cerimonia degli Oscar, ho cantato ad un Super Bowl, più di così dico sarà a posto, no? Tanto qui, no zia, qui in Italia non c'è più spazio, ormai fanno il governo, occuperanno tutto, la copertina non la farò più io, la farà Toninelli. No, ma assolutamente. Ma è già tutto previsto, al posto di Cazzola metteranno un cazzaro. Sì, al posto della... Ma certo, al posto della Fornero ci sarà una baby pensionata, Benedetta Parodi. Sì, anche Floris non ci sarà più, al suo posto metteranno la piattaforma Rousseau. Si faranno le... Sì, ma te lo giuro, si faranno le interviste in chat. Tu dovrai rispondere solo con degli emoticon, resterà solo Travaglio, solo lui, perché uno che deve insultare Renzi bisogna che rimanga per forza, no? Ma scusa, ma è lì in Australia? In Australia c'è qualcosa che posso fare io in Australia? Cosa posso fare? Ah, c'è il casting del nuovo Crocodile Dundee? Dovrei strangolare dei coccodrilli? Non c'è nient'altro? Canguri da incubo, va bene, faccio canguri da incubo, va bene. Tu iscrivimi che poi ci vediamo. Allora aspettami, ciao. Arrivo subito, ciao zia, scusa Giovanni, prego. Devo andare. Allora cominciamo con la copertina, ma lasciami rendere omaggio alla battuta più bella della settimana, l'ha fatta Salvini, ha detto testuali parole: a Roma non ci sono le buche. Un grande applauso al re dei comici, è stato fantastico. Comunque il governo dovremmo averlo. Il grosso del lavoro è stato fatto, mancano solo piccoli dettagli. Per esempio, c'è qualche piccola divergenza su chi dare la colpa in caso di fallimento. Al di là dei soliti poteri forti, no? Dell'Europa, di Renzi, che sono scuse che ormai hanno fatto il loro tempo, allora i 5 Stelle stanno pensando di dare la colpa ai rettiliani, ai carmelitani scalzi, ai fan di Benji e Fede. Mentre la Lega è più propensa a dare la colpa ai vegani, gli alcolisti anonimi, i gladiatori del Colosseo, però c'è questa cosa qua ancora. È incredibile perché Salvini e Di Maio ci hanno messo 80 giorni per trovare un tecnico, solo 80 giorni. Io per trovare un tecnico bravo che mi mettesse a posto le tapparelle ci ho messo 4 mesi e mezzo, ricordatelo.
Poi per quei pochissimi, che sono veramente pochissimi, che non conoscono il nuovo premier Giuseppe Conte, vorrei fare una piccola presentazione. Intanto ha vinto un ballottaggio non facile, perché Mattarella voleva una figura di alto profilo che rappresentasse non solo il superamento di destra e sinistra, ma anche un nome che unisse le generazioni diverse, la nuova con la vecchia. E proprio Mattarella aveva fatto il nome di, non so se lo conosci, di Young Signorino, te lo faccio vedere. Young, eccolo qua, Young Signorino. però Conte, è lui, sì. E invece è spuntato Conte che tra l'altro è un professore di diritto privato, ma ecco, direi, cosa non si è inventato Di Maio per farsi mettere il suo primo 30? Cioè, comunque il curriculum di Conte, scusa, al di là delle facezie, il curriculum di Conte è di tutto rispetto. Dopo una riga aveva già superato quello di Salvini e Di Maio messi insieme, perché non lo so, perché tu non so se tutti lo sanno, ma forse sì, Giuseppe Conte è di San Giovanni Rotondo, sì, il paese natale di Padre Pio. Infatti appena saputo la notizia della sua candidatura a premier, Conte è partito per Roma e nello stesso tempo tutti gli italiani sono partiti in pellegrinaggio per San Giovanni Rotondo, che è l'unico che ci può salvare, è Padre Pio. Ma Di Maio e Salvini hanno mantenuto la loro promessa: per il bene dell'Italia staremo fuori dal governo. Noi avremmo preferito che dicessero: per il bene del governo staremo fuori dall'Italia, ma non si può avere tutto, comunque. Non si può avere tutto, scusa la traballa. Però Salvini e Di Maio avranno un ruolo preciso nel governo, cioè quello di far apparire competenti gli altri ministri. Questo ce la faranno senz'altro. Tutti poi a dare subito addosso alla Lega 5 Stelle per questo contratto di governo. Ma lasciamoli lavorare, no? Scusa. Anche se non capisco la necessità di questo contratto di governo. Contratto di governo perché? Ma non si poteva fare tutto in nero come al solito? Ma perché devi fare un contratto? Io l'ho letto, adesso non voglio spoilerare io, ma ho letto tutto il contratto di governo. Alla fine gli italiani muoiono. E poi non so se hai notato, ma non so se hai notato, c'è una piccola postilla in fondo al contratto, c'è scritto in piccolo: soddisfatti o rovinati. Non so se l'hai visto, te lo dico io. Ma questo contratto è una figata pazzesca, anche perché l'ha scritto gente che qui c'è gente che ha un curriculum pazzesco. Rocco Casalino. Ragazzi, Rocco Casalino ha fatto il Grande Fratello 1, eh? Mica il Grande Fratello 7. Non è come Jonathan del Grande Fratello 11, che al massimo farà il sottosegretario. Questo ha fatto il Grande Fratello 1. C'erano i più grandi al tavolo del contratto. C'era Giorgetti. Giorgetti è un economista famoso a livello mondiale, è stato lui a ideare la mini IRPEF per i Minions. Poi i Minions hanno rifiutato, ma è colpa di Giorgetti. Calderoli c'era. Calderoli ha fatto fallire più governi lui che Bertinotti. E poi c'era Toninelli, concentratissimo. Era così concentrato che col pensiero Toninelli durante le riunioni ha piegato 3 cucchiaini e 2 penne. Mai visto il livello di concentrazione di Toninelli? Quando si concentra, ma non è pazzesco? Vediamo la concentrazione di Toninelli, guarda che roba, ma non è impressionante? Questa è una concentrazione al 100%, si è scatenata una sfida interna nei 5 Stelle per accaparrarsi il record di concentrazione. Guarda Paola Taberna ieri, 120% di concentrazione, guardala. Giulia Grillo, 170% di concentrazione. Vito Crimi, te lo faccio vedere, eccolo qua, 194 di concentrazione. Comunque io il contratto l'ho firmato sulla piattaforma Rousseau, che è un sistema affidabilissimo, che offre un sacco di vantaggi. Ho firmato il contratto, dopo 2 giorni mi è arrivato a casa il folletto. È proprio oggi questa bella notizia. Anche Kim Jong-un si è interessato alla piattaforma Rousseau per rafforzare la dittatura in Corea. È vero che sulla piattaforma Rousseau ci sono ancora un po' di disagi. Diversi iscritti al movimento hanno segnalato problemi di accesso alla piattaforma. Tra l'altro sono riusciti solo ora a votare Rodotà, per dirti che non è proprio velocissima. Tra l'altro c'è stato anche un allarme hacker durante la votazione. C'era paura che qualcuno manomettesse i voti, ma Davide Casaleggio ha tranquillizzato tutti. Tranquilli, i voti li manometto io, non preoccupatevi.
Inoltre, Toninelli comunque è il nostro cavallo di battaglia, è lui che ti garantisce il buon umore in questa valle di lacrime. Sto parlando di, chiaramente, delle sue grandi idee. Abbiamo una sigla, le grandi idee di Toninelli, è una rubrica che ormai va per la maggiore. Anche questa settimana Toninelli ha sfornato nuove perle formidabili, te le faccio vedere. Allora, nepotismo solo con gli zii di terzo grado, eroina omeopatica e invece della TAV sulla Torino-Lione potenziare l'autostop. Il grande successo di Toninelli scatenato nella Lega un allarme. Possibile che i 5 Stelle abbiano che non ci sia uno più minchione di loro nella Lega? Allora cosa hanno fatto? Hanno rilanciato il loro genio della comicità. Ma chi è? Il grande economista Borghi, no? Che solo con questa settimana, con le sue dichiarazioni, ha battuto le azioni del Monte dei Paschi del 20% e fatto arrivare allo spread a 180, per dirti il tipo. E allora è nata anche qui questa rubrica, molto le belle trovate di Borghi, anche qui abbiamo una sigla, giustamente. Ecco le belle trovate economiche di Borghi di questa settimana, vediamo un po'. La prima, detassare la raccolta punti del supermercato. Poi l'IMU sulle tende nei campeggi, giustamente, e chi non compra i bot, prenderlo a bot. Ecco, ce ne stavamo quasi dimenticando, Giovanni, però parlo brevemente del PD, che va sempre più in pezzi. Sabato c'è stata l'assemblea del PD, e caos in sala, proteste, fischi, malumore diffuso tra i partecipanti, poi hanno finito di andare così d'accordo e hanno iniziato a fare a botte, no? I lavori sono iniziati, no, ma veramente ne parlo con dolore. Tu lo sai che i lavori del PD sono iniziati con un'ora e mezza di ritardo perché Renzi non sapeva che ego mettersi. Oltretutto l'assemblea del PD si è svolta in contemporanea con il Royal Wedding. Che brutto trasmettere nello stesso momento un matrimonio e un funerale, non è bello secondo me. E alla fine dell'assemblea si è deciso, come al solito, di non decidere, che è anche l'unico modo che gli è rimasto per non sbagliare. Renzi perciò rimane il padrone del PD, anche perché chi se lo compra un partito in quelle condizioni? Senz'altro, Giovanni, però non so se, senz'altro non ti sarà sfuggita la notizia che il vulcano di Berlusconi di Villa Certosa ha eruttato, ma non è stato un incidente, è stata imperizia. È stata tutta colpa del vulcanologo che si occupa del vulcano di Berlusconi. Tu ti domanderai, ma chi è questo vulcanologo che si occupa del vulcano di Berlusconi? Te lo faccio vedere. Eccolo qua. Eccolo lì. Scusa, Giovanni, ho una chiamata. Ciao, ciao Vladimir. Scusa, Giovanni, è Putin. Sì, 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 Putin, sta andando tutto come volevi tu. Gli hacker russi hanno fatto un ottimo lavoro. Sì, sì, tempo 6 mesi la moneta italiana sarà rublo. Tranquillo, è fatta, Putin. Sì, arrivo da te, ti aspetto in... Arrivo in Siberia. Giovanni, ti aspetto in Siberia. Ok, vediamo in Siberia. Grazie, Vladimir. Grazie, Vladimir. Ciao. Oggi cominciamo con la professoressa Elsa Fornero. Buonasera, bentornata, professoressa. Allora, da giovedì è nelle librerie il suo nuovo... Buonasera a tutti. Buonasera, professoressa. Là dalle librerie, da giovedì, Chi ha paura delle riforme, illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni, edito da IGEA. Allora, professoressa, sulla sua riforma si è trovato l'accordo sull'abolire la sua riforma, ma da questo partiremo più tardi. Cosa ne pensa dell'alleanza Lega 5 Stelle e del governo Salvini Di Maio? A me sembra un'alleanza tenue e credo che questo si veda abbastanza nella lettura del cosiddetto contratto. È un contratto che, a voler essere benevoli, è alquanto generico nelle promesse e alquanto pericoloso nelle implicazioni. Generico perché in realtà nessun italiano credo firmerebbe un contratto con un fornitore così generico, perché se noi compriamo, e qui si tratta di comprare politicamente promesse, se noi compriamo qualcosa vogliamo che sia definito ciò che ci viene dato, le modalità,
i costi, mentre invece tutto questo è abbastanza generico. Al tempo stesso però, ed è qui la pericolosità e anche l'illusione che si continua a trasmettere agli italiani, questo contratto, se fosse mai realizzato, sarebbe estremamente costoso, non tanto per gli italiani della mia generazione, ma per gli italiani giovani, e questa è la parte più negativa. Professoressa, ora torneremo sui contenuti, ma mi dica una cosa prima di tutto, ma lei ha fiducia in Di Maio e Salvini? Sicuramente non ho fiducia in Salvini, credo che tutto, mi pare che anche nel contratto questa ossessione, la riforma delle pensioni è l'unica che viene chiamata con il nome del ministro che peraltro non da solo l'ha firmata. E quindi mi sembra che sia quasi una sua ossessione, come ho detto prima. E siccome questo lui ha promesso agli italiani, anche se sa bene che non potrà realizzarlo, deve personalizzare. Questa personalizzazione non fa onore a una persona che aspira a essere un ministro della Repubblica. Uno che aspira a essere ministro della Repubblica dovrebbe essere in grado di distaccare se stesso e i suoi sentimenti personali, i suoi rancori, da quello che è il suo compito istituzionale. Non mi pare che lui sia capace. Di Maio sembra molto più adattabile alle circostanze. Professoressa, lei prima criticava il contratto dal punto di vista quasi etico, no? Ha un grande costo, è fondamentalmente irrealizzabile, ma ove lo fosse pagherebbero le future generazioni. Da un punto di vista pratico, ha visto ci sono dei movimenti sui mercati, l'Europa ci segnala, attenti, queste azioni potrebbero mettervi nei guai. Lei si aspetta bufera nei mercati come quella che poi portò lei e il professor Monti al governo? Guardi, qualche volta anche i tornado arrivano con una certa lentezza e quindi chi legge i segni dell'atmosfera capisce che potranno arrivare e magari comincia a esprimere qualche preoccupazione. Io vedo che c'è uno scrollare le spalle rispetto a queste preoccupazioni che vengono espresse. Quindi voglio dire con chiarezza, anche perché le famiglie italiane non devono essere spaventate, non ci sono oggi le condizioni di emergenza che noi vivemmo nel 2011, ma non è detto che non si ricreino. Quindi c'è questo paradosso che noi dobbiamo sperare che il governo non faccia molto poco di quello che ha promesso. Perché se lo facesse, allora il rischio di perdite, guardi, qualcuno ha calcolato che solo negli ultimi 15 giorni, tra l'aumento degli interessi che noi paghiamo sul debito e la perdita di valore delle attività finanziarie, il costo di queste, diciamo così, promesse illusorie è di 15 miliardi e sono 15 miliardi complessivamente degli italiani, qualcosa che c'era e che oggi non c'è più. Si fa presto a far svanire la ricchezza finanziaria e quindi a creare condizioni di instabilità che possono richiedere frenate brusche. Questo io non lo vorrei per il Paese, quindi spero... Due domande sintetiche per concludere. La prima, la tranquillizza che alla guida di questo governo possa esserci un professore universitario, un suo collega, Giuseppe Conte? Guardi, io tutto il rispetto per i colleghi universitari, credo che sia sbagliato. Io personalmente ho sempre detto, dopo aver fatto l'esperienza di ministro tecnico, i ministri e a maggior ragione il Presidente del Consiglio devono essere politici, perché così hanno la responsabilità politica. Se un ministro è tecnico, al massimo è solo. Professoressa, non ha gran fiducia in questo governo, ma gli augura in bocca al lupo, è comunque un governo che nasce. Guardi, io devo augurare in bocca al lupo agli italiani. Gli italiani hanno sofferto, hanno fatto sacrifici in questi anni, si era aperto un briciolo di ripresa, bisognerebbe che questa ripresa che è cominciata non fosse soffocata
e che i sacrifici fatti dagli italiani non fossero gettati alle ortiche. Oggi questo rischio c'è ed è molto vero. Grazie professoressa Fornero. Allora, li avete visti e ve li presento formalmente. Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, Un Atomo di Verità, Feltrinelli in libreria, Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica, Fuori Roma, su Rai 3, Mario Giordano, giornalista, scrittore, Mediaset, altri ospiti staranno arrivando, ma iniziamo dall'ultimo punto toccato alla Fornero, il presidente Giuseppe Conte. Ci sono altre novità, altri guai? Beh, non è stata una giornata felice per lui, non è stata l'ideale. Per il suo curriculum che è stato vivisezionato. L'ultima cosa l'abbiamo scritta noi sull'Espresso, l'ha scritta Emiliano Fittipaldi a proposito di un'ipoteca legale da 52.000 euro che il fisco, l'erario, ha esercitato sulla sua casa nel 2009. Abbiamo sentito il suo commercialista, ha raccontato che si tratta di un banale caso di avvisi non ritirati e quindi che si sono accumulati, al termine del quale il professore ha pagato 26.000 euro, senza però poi specificare che quindi si trattava di un errore e senza cercare... Quindi per ora sta a posto? Come sì, che sia. A questo punto sta a posto, però diciamo era l'oggetto misterioso di questi giorni, no? In questa giornata ha cominciato a prendere, il mistero ha cominciato a prendere varie forme, quindi i suoi titoli, i suoi studi all'estero, l'articolo del New York Times a proposito della sua permanenza frequentata, cartello 11, guai di Conte, tutti usciti da oggi praticamente, sì, tutto dubbi oggi, l'università di Vienna, l'università La Sorbona, però... c'è sempre un caso politico dietro questi casi, no? Qual è? Beh, in questo caso il curriculum è il curriculum di un personaggio che ha un profilo assolutamente rispettabile, questo diciamolo subito, ma non era il curriculum di una persona che si preparava a fare il Presidente del Consiglio e non si preparava neanche a fare politica e quindi ha coltivato i suoi studi, i suoi affari legali, il suo lavoro, la sua professione in modo assolutamente normale, non è neanche preparato all'assalto di tutta la stampa italiana e anche internazionale che vuole sapere se è stato a New York 2 giorni, 1 mese, 2 settimane, perché fino a 24 ore fa erano affari suoi, da un certo momento in poi diventano affari di tutti e se i due binari non si incrociano qualche problema c'è. Qualche problema. Mario Giordano, che problema c'è? Tutto che deve chiarire, perché deve chiarire questa vicenda, che cosa ci faceva, se era un percorso di studio, era semplicemente un passaggio come viene scritto, deve chiarire. Io non ho nessuna simpatia, diciamo, per i professori, per i tecnici, non so portare neanche la pochette nel coso, non so portare i gemelli, quindi quando c'è un programma di cambiamento che viene affidato a un professore da un curriculum molto lungo, non sono così rassicurato, soprattutto se nel curriculum ci sono poi incarichi della Banca Italia, del Vaticano. Cioè esattamente il contrario di tutto quello, no, che si era detto in tutti questi anni. Per cui sarà da verificare innanzitutto le sue capacità di interpretare questo cambiamento. Dico anche che se la stessa attenzione, lo stesso levata di scudi, anche financo preventivo, non mi riferisco al bravissimo collega da Milano che l'ha fatto e lo fa col suo Espresso sempre con tutti, ma generale, fosse stato anche nei confronti di altri ministri con la stessa intensità che abbiamo visto in queste ore, bene, forse non avremmo avuto per tanti mesi un ministro dell'istruzione senza laurea che ha continuato a fare tranquillamente mentendo sul suo curriculum. Però detto questo io dico che Conte devo chiarire, però credo che il problema centrale non sia tanto il suo curriculum o no, se è stato o no a New York o a Vienna o alla Sorbona, il punto è che ruolo avrà lui, se sarà un ruolo
politico vero e proprio e che margini di scelta avrà, e B, credo che il problema che c'è sia soprattutto non tanto quello di Conte quanto di altri due ministeri chiari, che sono quello dell'economia e dell'interno. Oh, a chi vanno ora ci arriviamo. Questo credo che sia il punto centrale. Ci arriviamo. Prima chiediamo a Concita De Gregorio, ha sempre uno sguardo un po', no, altro rispetto a queste cose, ci regali degli spaccati. Che immagine vedi? Cosa sta succedendo a un governo del cambiamento, così tanti giorni per partire, poi si trova l'uomo, va presentato Mattarella e c'è una giornata come quella di oggi in cui sembra scricchiolare tutto, anche se da poco Di Maio e Salvini hanno detto no, si continua su Conte. Guarda, Conte lo penso e lo piango un po', perché fare il ministro, il presidente del Consiglio tecnico di un governo di cui fanno parte Salvini e Di Maio è un po' come avere due corazzieri, uno a destra e uno a sinistra, tra l'altro uno amico, uno meno. È un problema quello della non legittimazione, cioè di non essere stato votato. È un problema perché se tu hai anche il migliore dei curriculum, lasciamo un attimo da parte, ha ragione Giordano, noi abbiamo avuto la ministra Fedeli che ha detto di essere laureata in scienze sociali e non lo era, poi la memoria è breve, ci si dimentica, se uno resiste funziona così, no? Se uno resiste al suo posto tutto passa. Lasciamo stare il curriculum e soprattutto chiediamo a lui poi come stanno le cose, ma tanto più dovesse essere preparato, tanto peggiore sarà la sorte che lo aspetta. Perché? Che cosa è successo? Salvini e Di Maio hanno indicato una terza persona perché nessuno voleva che l'altro facesse il Presidente del Consiglio, sì. No? Cioè, Salvini non voleva Di Maio... Quindi hanno dovuto cercare una persona che rispondesse ai comandi e lo hanno investito loro due di questa responsabilità, ammesso che poi sia lui, ma chiunque sia. Io capisco le perplessità di Mattarella, perché se ci sono dei politici nel governo, la responsabilità politica sarà di queste persone. Qual è la possibilità di autonomia di un Presidente del Consiglio che ha accanto i due corazzieri? Alla prima decisione rispetto alla quale non è d'accordo, naturalmente chi ti ha messo lì senza che tu avessi nessun diritto, senza che nessuno ti avesse votato, è chiaro che non ti vuol dire cosa fare, ma soprattutto ti vuol dire cosa non fare. Io ti Quindi ho creato, prima, io ti distruggo. Alla prima occasione in cui Conte o chiunque altro dovesse dire no, io su questa questione, i vaccini, le tasse, l'immigrazione, non sono d'accordo, sono io il Presidente del Consiglio, faccio come voglio, ma ecco, in quell'esatto momento, intanto è il Parlamento poi, no, che dà la fiducia al governo, quindi diciamo, la maggioranza politica lo metterebbe in scacco continuamente. Berlusconi non vede l'ora. Oh, un altro elemento. Intanto, li vedete tutti schierati, ora piano piano entrano tutti. Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, Circo Massimo su Radio Capital. Riccardo Iacona, lo conoscete, Presa Diretta, il suo libro Palazzo di Ingiustizia di Marsilio. Ne parleremo a breve, ma ci sono anche altre persone che ci raggiungeranno. Allora, Riccardo, ti faccio vedere Conte, perché era venuto qua qualche mese fa in campagna elettorale, molti non l'hanno mai neanche visto. Eccolo qua. Se lei mi chiede oggi cosa, quale prospettiva avrei per un incarico di questo tipo, ovviamente è una materia su cui mi piacerebbe cimentarmi, mi piacerebbe mettere a disposizione la mia competenza professionale, è sicuramente una materia in cui c'è molto da fare. Lei di destra o di sinistra? Di formazione ideale? Decida lei. E il mio cuore è tradizionalmente battuto a sinistra. Io con Luigi Di Maio lo sa bene, io non il primo contatto con loro risale a 4 anni fa. Perché deburocratizzazione suona come Calderoli, si ricorda? Fece un fuoco di 400 leggi. Sì, però non è solo un fuoco di paglia, bisogna lavorare. Allora, è di sinistra e sveglio perché ha la battuta pronta. Non si sapeva della storia di Stamina, oggi l'abbiamo saputa. Qual è la storia di Stamina? Beh, la storia di Stamina è che lui come avvocato ha difeso la piccola Sofia, che era il casus belli di tutta la campagna, l'ha fatto in un periodo nel 2012-2013, quando ormai già l'AIFA stava intervenendo su quello che stava succedendo agli ospedali di Brescia, sembra che avesse anche una fondazione, insomma non è stata una difesa d'ufficio, è stata una difesa empatica su un terreno che per me è importante come cittadino, no? Perché è stata una scivolata anche della politica, perché il Senato quasi approvò che la cura Stamina dovesse passare, diciamo, col servizio pubblico, se non ci fosse stata l'opposizione da Cattaneo e poi di tanta informazione, compresa la nostra, oggi noi avremmo quella che era una truffa, che è stata stabilita una truffa, pagata con i soldi del servizio. Allora, sai qual è il punto? Mi sembra di capire che, diciamo, non è solo sconosciuto lui,
È misteriosa anche la maggioranza che si compone attorno a lui, quindi ora noi potremo per giorni e giorni prendere un tassello della sua vita e metterlo a fianco a un altro, Iacona e poi Giannini. Ma penso, intanto sono d'accordo con tutti quelli che sostengono che qui c'è qualcosa di procedura che non funziona, nel senso che diciamo, lui non ha partecipato al tavolo quando hanno costruito il contratto. Gli hanno presentato, questi sono i ministri, l'hanno portato come due corazzieri, giustamente dice Concita, da Mattarella, questo è il nome, insomma, certo non comincia con la forza politica che ci vorrebbe per un governo del cambiamento così radicale come lui lo propone. O la toglie addirittura al governo del cambiamento, Giannini. Senti, questo è il governo di Re Travicello, no? Io sono ragionevolmente convinto che alla fine il governo nascerà e probabilmente Conte sarà il Presidente del Consiglio per le ragioni che avete detto fino adesso. Però è una cosa che non regge da nessun punto di vista. Non regge dal punto di vista personale perché io trovo già assurdo che è passata un'intera giornata e noi abbiamo discusso di incarichi che lui ha messo nel curriculum e che vengono smentiti da 4 diverse università e ancora tutto taccia. Io mi sarei aspettato immediatamente una risposta da parte sua, del movimento, di chi volete voi, ma qualcuno che dicesse no, è tutto vero, oppure beh, il movimento no, ha è detto, falso. Non ha mai detto di aver frequentato dei corsi, sì, ho capito, ha detto di esserci stato, effettivamente c'è stato. Giovanni, il problema è questo, il Movimento 5 Stelle ha una gigantesca, meravigliosa maledizione. Hanno insistito per 5 anni, giustamente, a gridare onestà, onestà, onestà. Hanno crocifisso, giustamente, tutti quelli che non erano onesti o non dicevano la verità. Ora hanno un dovere in più, loro devono essere più puliti della moglie di Cesare. Quindi questa roba non può reggere, ma non può reggere anche dal punto di vista politico. Anche qui per le ragioni che avete detto, perché Salvini e Di Maio governeranno per interposto premier e questo premier, non avendo condiviso nulla di tutto quello che è stato fatto finora, e voglio vedere ora che cosa accadrà con la lista dei ministri, perché Mattarella dovrà dialogare con lui, né con Salvini né con Di Maio. Che cosa rappresenta? Allora, Conte? Mario Giordano, niente. Intanto cosa ne pensi di questo che ha detto Giannini? E poi tu dicevi i punti chiave in realtà sono l'economia e gli interni. C'è un effetto boomerang su questo governo, partito contro tutto, contro tutti, è più pulito di tutti e poi vai a trovare la multa. Assolutamente, ha ragione Massimo Giannini quando dice che chi ha chiesto trasparenza eccetera poi deve dare spiegazioni, quindi su questo non è dubbio. Io sono un po' più stupito su tutti questi che adesso scoprono improvvisamente la Costituzione, insomma siamo andati avanti per anni, il sistema proporzionale in cui ci sono le forze, i partiti che determinano le cose è sempre stato così. Dopodiché è chiaro che era meglio per tutti se ci fosse stata una diversa legge elettorale avere un premier politico, ma date le condizioni di questa legge elettorale non è che ci sia la violazione delle norme eccetera. È normale che un presidente del Consiglio sceglierà i suoi ministri, i ministri giureranno e dovrà poi andare ad avere la fiducia davanti al Parlamento. Chi gli vota la fiducia in Parlamento? Gli votano la fiducia quelle forze politiche che se nomina determinati ministri gli danno la fiducia, altrimenti non gli nomina la fiducia. Non è che abbiamo scoperto oggi come funziona il sistema, che funziona sempre Concita. Così. No. Dopodiché, lasciami dire. Passando all'azione di governo, se il Presidente del Consiglio manifestasse una sua autonomia di pensiero, una sua decisione, una responsabilità, ecco, quindi non appena si rende autonomo e governa responsabilmente non ha più la fiducia. Concita, quindi può solo fare quello che gli dicono di fare. Il Parlamento, quello che i leader politici. Allora, ci sono due idee, Marco da Milano, perdonatemi Concita e Mario, tanto non vi mettete d'accordo, perché ci sono due idee. Noi abbiamo camminato per una gran parte della nostra storia politica con il premier che doveva fare quello che dicevano i partiti. Poi successe il cambio e c'erano i premier che dovevano dire ai partiti che cosa andava fatto. Adesso ci troviamo tornati indietro. Sì. Prego Ettore Rosato, prego a Francesca Donato, presidente di Orexit. Prego, vicepresidente della Camera PD e la dottoressa avvocato. Francesca Donato, progetto Orexit, studiate come uscire dall'euro. Adesso parleremo anche con lei. Prego Marco.
No, ma qui ci abbiamo Rosato, che rappresenta esattamente la contraddizione. Perché? Perché il Rosatellum, che ha unito due cose che insieme non stanno, cioè la proporzionale e il maggioritario. Perché quella logica che tu dicevi, quella della Prima Repubblica, in cui contavano i partiti, che designavano un Presidente del Consiglio, poi il partito era sempre lo stesso, la Democrazia Cristiana, quindi le vere elezioni erano i congressi della Democrazia Cristiana che decidevano chi vinceva e chi perdeva. Poi è arrivato il maggioritario, molto all'italiana peraltro, e quindi il Presidente del Consiglio è il più importante dei partiti. C'è da dire che questo processo c'è stato poi in tutta Europa, in tutto il mondo, cioè gli esecutivi contano più dei parlamenti e non è soltanto un fatto italiano. A Costituzione però invariata, in cui resta al Presidente della Repubblica il compito di nominare, come dice l'articolo 92, il Presidente del Consiglio e su proposta di questi ministri. Adesso siamo in questo mix diabolico, micidiale, di cui lei è Rosato, io non so, cioè a volte mi chiedo... Ma lei la notte riesce a dormire tranquillo dopo una legge che ha consegnato l'instabilità politica, ha devastato il suo partito, una crisi di sistema senza precedenti. Mi si parto bene, è come dire buonasera Rosato. Si definire in un libro di storia. Mi sembra una lettura molto ignorante. No. In senso tecnico che ignora, usciamone con... Se io pensassi di finire in un libro di storia dove dice si fu approvata una legge che portava il nome dell'onorevole Rosato che ha consegnato l'Italia a una crisi di sistema, ma lei pensa veramente che la legge elettorale che ha causato la allora, crisi di sistema? Infatti andiamo per perché punto mi sembra qualche Rosato. Responsabilità allora, c'è in che crisi ci troviamo? Ma ci troviamo in una situazione in cui il paese è tripolare, si è dimostrato tale alle elezioni. Con due camere che devono dare la fiducia, è un punto di cui abbiamo discusso tanto negli anni passati, con platee diverse, quando con platee diverse 4,5 milioni di elettori votano alla Camera rispetto al Senato, è facile che si costituiscano a prescindere maggioranze diverse. Se poi ci sono tre poli in un sistema proporzionale, dopo le sentenze della Corte Costituzionale, dopo l'esito del referendum, di leggi elettorali, ne abbiamo provate tutte. Cioè, lei dice, il paese chiunque, è così, che volete? Chiunque, no, ma non è colpa degli elettori. Chi ha detto una cosa del genere? No, io non ho detto questo. Mario io Giordano detto, urla no, da lontano. Prego. Io ho semplicemente detto che qualsiasi questo legge elettorale, stato delle cose, qualsiasi legge elettorale, come hanno dimostrato in tanti studi, con gli esiti del voto attuale avrebbe portato l'instabilità. Possiamo dire però certo. Che questa legge ha drammaticamente accentuato questa legge il problema del tripolarismo questa italiano. Legge elettorale perché era stata concepita, siamo sempre là, no, l'avevate pensata per un altro scenario politico. Noi l'abbiamo pensata Forza per un altro... il Partito Democratico dovevano governare c'erano insieme. Due poli. Gli italiani hanno deciso questo è uno slogan. Questa è la verità. Questo è uno slogan. Di cui allora, che durerà per 5 anni. L'abbiamo pensato insieme. E poi vi sposto su cosa sì, fa c'erano, c'erano due schieramenti in Parlamento. Da una parte la Lega e il Partito Democratico che volevano il maggioritario. Mattarellum che lo hanno espresso anche nei voti. Dall'altra parte c'era Forza Italia, i 5 Stelle e la sinistra con tutti i partiti di centro che volevano il proporzionale. Abbiamo fatto un mix che era l'unica soluzione per dare una legge elettorale. Perché oggi ci dimentichiamo tutti che qui si diceva questo Parlamento non può non approvare una legge elettorale. Abbiamo trovato la legge che è stata la più votata nella storia della Repubblica Italiana. Bisognava a voto segreto. Una buona legge elettorale. No, allora, bisogna dire questo. Aspettate, infatti parlare allora, di Carlo Iacona. Però bisogna sapere come sono allora, le cose. Bisogna sapere come sono le cose. Se è troppo semplice. Chi le fa, le fa per non far vincere l'altro. Da che ma mondo no, ma non è vero. Concita, vogliamo il problema. Vogliamo il Mattarellum. Io seguo, purtroppo, per fortuna, la politica da più di 30 anni e ne ho viste tante di legge elettorale. Le ho sempre viste fare con questa intenzione, non tante, quella però. Di ostacolare l'avversario. Allora, perché perdere? Abbassiamo lo studio, vi prego, così riusciamo ad andare avanti. Riccardo Iacona, ma perché perdersi davanti agli errori del PD del passato se adesso il PD si trova a confrontarsi con una situazione difficilissima? Perché noi abbiamo detto questa è una maggioranza pericolosa, diceva Scalfari. Tutti hanno un'opinione molto netta, poi naturalmente ora sentiremo anche altre persone che questa paura di questa maggioranza non ce l'hanno. Però intanto, diceva giustamente Scalfari, intanto il PD è scomparso. Non solo è scomparso, non sappiamo, non c'è neanche un percorso, diciamo, di rinascita. Non c'è un sentiero segnato, un dibattito che per esempio
la grande platea dei democratici, che è dei cittadini che appartengono a quel campo che è più grande dei risultati elettorali del Partito Democratico, possa seguire e appassionarsi. Anzi, mi sembra di leggere nella parte, diciamo, dei renziani, che sono tanti, anche una voglia di trasformazione epocale. Si parla di un nuovo contenitore, si parla di una forma orizzontale che si dovrebbe avvicinare un po' alla rivoluzione epocale fatta dalla Lega, che non è un partito ma che ha preso 11 milioni di voti, e si parla di una cosa diversa, no? 5 Stelle. Si parla di una cosa diversa, quindi io vedo all'orizzonte anche la scomparsa forse di questa. Mario Giordano, dice Salvini. Sì, diamo il benvenuto a Eduard Ludwak, intanto che è collegato. Buonasera Ludwak. Dice Buonasera. Salvini, non ci perdiamo più dietro destra-sinistra, qua ormai il punto è popolo contro elite, popolo contro establishment. A questo punto il popolo nella mente di Salvini sono lui e 5 Stelle, nell'establishment restano il PD e Berlusconi, è così? È chiaro che se questo governo nasce, questo governo nasce, è un governo chiaramente non di un'alleanza momentanea, ma in base al contratto di governo che è stato fatto, in cui vengono proposte addirittura riforme di tipo costituzionale, crea una maggioranza, una nuova maggioranza politica, e questo inevitabilmente porta a cambiare il quadro politico e quindi a fare un'alleanza fra Lega e 5 Stelle, che è qualcosa di più di un'alleanza per governare, un'alleanza politica, e spingerà probabilmente verso un'alleanza dall'altra parte, probabilmente e fra Ettore le altre Rosato, forze che non si riconosce in questo. Poi su questo si confronta anche con i nostri ospiti. Alla fine, quando Matteo Renzi diceva io mi mangio i popcorn se si mettono insieme, vediamo dove vanno, era questo lo spettacolo cui voleva assistere? Questa cosa dei popcorn è stata spettacolarizzata ed è stata utilizzata per dire un'altra cosa. Io in aula a ottobre dell'anno scorso, facevo un altro mestiere, il capogruppo del PD, denunciavo che il Movimento 5 Stelle voleva governare insieme alla Lega, e lo dicevo in aula perché loro avevano la sintonia, avevano i contatti, costruivano le relazioni, votavano insieme in aula, e lo denunciavamo prima della campagna elettorale. Guardate, descrivo solo questo. Quando Di Maio esce dall'incontro con Fico, che era organizzato quei momenti istituzionali per verificare la compatibilità tra il PD e il Movimento 5 Stelle, dopo che Martina, con grande generosità, diciamola così, esce e dice abbiamo fatto grandi passi avanti, dopo un'ora e mezza esce Di Maio e dice che ci vuole il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, la discontinuità con i nostri governi, che ci vuole l'articolo 18, e più ci aggiunge che lui è molto preoccupato perché le televisioni di Berlusconi attaccano Salvini. Ma non è chiaro forse che loro non hanno mai rotto questo filo, Giannini, e che il governo lo volevano fare tra di loro? Non è che noi volevamo guardare i popcorn, signori. Dal primo giorno loro ci hanno detto che facevano il governo insieme. Io non sono così convinto che le cose siano andate effettivamente così. Ma ho raccontato qualcosa di sbagliato? C'era qualcosa nelle cose che ho raccontato che è sbagliato? C'è un aspetto che mi ha incuriosito quando lei ricostruiva le ragioni per le quali avete considerato inaccettabile quello che ha detto Di Maio all'uscita del colloquio con il Ma le Quirinale. Sembra una cosa normale? No, mi colpisce quando fa riferimento al conflitto di interesse a Berlusconi, perché vi dava fastidio quello. No, è curiosa no. questa cosa. No, non mi dava fastidio quello. È una battuta. Lo so, ma il suo terreno questo. No, però quello che ci dava fastidio è che lui mandava un messaggio politico a Salvini. Guarda che io mi preoccupo di Salvini. Quello creava un problema a Salvini. Mi preoccupo di Salvini. Però il punto è un altro, Rosato. Io penso questo, che mangiare i popcorn per guardare questo spettacolo da una forza politica responsabile che ha governato per 5 anni è stato un errore tragico. Guardi, non, non ho perché sale si potesse popcorn. No, no, mai mangiato il popcorn finire, guardando qualcuno fare no, questo lo so, governo. Però qualcuno l'avrà detto nel PD, no, questa battuta. Vabbè, sul qualcuno popcorn. L'avrà detto. Sappiamo anche chi è stato. No, però, non è stato Renzi, se è stato questo, Marcucci, se è stato Marcucci. Serve. Non è stato Renzi. Braccio un renziano d'occhio. Allora, perché ci sono però Francesca Donato, prego. No, volevo solo completare il ragionamento per dire che voi non avreste dovuto governare con i 5 Stelle, perché io credo che sarebbe stato impossibile, però far esplodere le loro contraddizioni, facendo politica fin dal giorno dopo. Ve l'ha detto Veltroni, ha detto una cosa giusta. Proponiamo un presidente del saremmo Senato. Venuti, saremmo venuti, Emma Bonino, allora, voi cosa saremmo fate? Venuti qui. Proponiamo un premier, cioè, Raffaele Cantone, voi cosa fate? Saremmo venuti qui a dire... È politica, avete visto? È politica. Ma la politica, diciamo che ognuno ha le sue letture. Sì, non mi dite che la sapete fare. No, sai cos'è, abbassiamo lo studio, riassumo.
Abbassiamo lo studio. Riassumo la la polemica di Giannini. Dice: l'Inter voleva da sempre andare in Champions, dice la Lazio. Vedi che ce l'ha fatta? Dice: bravo, complimenti. Allora, Eduard Luttwak e Francesca Donato ci devono anche spiegare adesso che succede, perché il governo del cambiamento mira a fare questo. Vixia Portello. Tutti felici con il contratto di programma. Un reddito di cittadinanza per chi sta messo male e una flat tax per chi sta messo bene o anche benissimo. C'è la pace per chi non ha pagato le tasse, ma si combatte al fianco di chi vuole che le tasse le paghino tutti. Sarà accontentato chi vuole spendere meno per i politici e chi vuole spendere di più per le pensioni. Chi vuole sforbiciare le spese dello Stato e chi vuole che lo Stato spenda di più per imprese e cittadini. Chi chiede pugno di ferro in tribunale e chi tutto sommato è disposto a chiudere un occhio. Poi certo c'è il problema dei conti e dei mercati, ma quella è un'altra storia, perché in fondo promettere non costa niente e a mantenere dovrà pensarci lui o chi per lui. Eduard Luttwak, cosa si rischia e secondo Francesca Donato cosa non si rischia? Eduard Luttwak. Beh, il rischio visto da fuori dall'Italia è che ci sarà uno Stato fallito. E questo è perché c'è una formula che in tutto il mondo i governi stanno applicando per crescere, che è di ridurre la spesa pubblica, ridurre le tasse e ridurre i vincoli sull'economia e deregolamentare. Il notorio Trump, a parte di tutte le altre cose, ha avuto circa 4,5% di crescita dell'economia americana, che è equivalente ad una media economia europea di aumento. E l'occupazione oggi in America è tale che i datori di lavoro vanno a cercare gente dovunque. Invalidi vengono assediati a casa loro di ritornare a lavorare. Parliamo dell'Italia. Allora, in Italia il governo propone generalmente di aumentare le spese e invece di ridurle, non parla di ridurre le tasse, che infatti non può fare perché i vincoli anche europei. E poi invece di dire progetti, come sai il cemento era la più grande invenzione dei romani, invece di dire facciamo 1000 grandi progetti per rilanciare l'economia, fra l'altro mancano le cose qui, mancano autostrade moderne, mancano aeroporti, e fa il contrario. Quindi chi è fuori dall'Italia si preoccupa che invece di avere un'economia italiana che cresce dopo tutti questi anni, ci sarà un declino economico. Allora, Francesca, e questo comporterà Donato, un voi studiate per tutta l'Europa. Il modo per uscire dall'euro, proprio legalmente, cioè i passi che bisogna fare per uscire dall'euro. Dice Luttwak, chi la guarda da fuori l'Italia adesso vede che c'è un governo che invece di investire in infrastrutture e far lavorare la gente, gli dà il reddito di cittadinanza. Invece di per dare il reddito di cittadinanza avrebbe bisogno di nuove entrate, invece rinuncia alle entrate perché propone la flat tax, vi trovate senza alcun dubbio a sballare allora, nei conti. Se che qualcuno succede? Pensa così vuol dire che innanzitutto non ha letto il contratto, perché in questo contratto non c'è scritto assolutamente questo. C'è scritta la prima cosa che ha detto correttamente Luttwak, che bisogna togliere i vincoli all'economia. Quindi i vincoli all'economia che ci impone l'Unione Europea sono quelli che ci impediscono di fare spesa proprio per investimenti, perché la Golden Rule, che consentirebbe di non calcolare gli investimenti nel computo del deficit, non viene applicata. Nel contratto c'è scritto proprio, nella voce Unione Europea, di pretendere la realizzazione degli obiettivi scritti nei trattati di Maastricht e di Lisbona, che sono quelli della solidarietà, del rilancio dell'occupazione e del benessere, dell'armonia fra gli Stati, che non sono mai stati realmente perseguiti. Quindi dovete pretendere l'abbattimento noi di noi pretendiamo questi, che l'Italia, Draghi, così come fa Macron, così come fa la Merkel, così come ha fatto la Mail, in Europa faccia sentire la voce dei cittadini italiani che Giannini, hanno il diritto poi Concita, di essere prego. Ascoltati. Ma
sai, chi è che potrebbe dire no ad un'affermazione c'è di questo un tipo? Chi è che potrebbe la dire cosa no? Noi ci battiamo per non far sentire in Europa la voce dei cittadini. Ci mancherebbe altro. Il problema di questo contratto, però, è che, dando per presupposto che in Europa tante cose non funzionano, l'euro è una moneta zoppa perché c'è l'unione monetaria ma non c'è l'unione politica, ci sono tante cose che bisognerebbe fare, ecco, però dato per premesso tutto questo, questo contratto banalmente prevede una sfilza di misure che implicano, a ragione sotto questo profilo, solo sotto questo profilo, l'UTVAC, una spesa pubblica che raggiunge a spanne, secondo i calcoli di Cottarelli, 130 miliardi di euro. Ma se vuole le coperture corrispondenti sono intorno ai 600 milioni. Questo allora implica che i conti pubblici saltano. Per quello che riguarda l'Europa, lo si dice nel contratto, e cioè le risorse si trovano attraverso il ricorso ad un appropriato e limitato deficit pubblico. Esatto. Quindi si fa spesa in deficit. Esatto. Non possiamo farla, notoriamente, no? Non possiamo farla perché l'hanno fatta tutti tranne noi. Sì, noi l'abbiamo fatta in abbondanza. Ecco, noi abbiamo, abbiamo un po' esagerato. Ma, dottoressa, noi abbiamo un debito pubblico del 133% del PIL. C'è questo piccolo particolare. Allora, noi adesso Laino Giordano vuole intervenire sul lato economico, ma prima Concita, ora su Concita De Gregorio. Sentiamo il dialogo tra voi due. Si può fare tutto, ma bisogna negoziare. Non voglio pubblico, più sentire gente che dice vado PIL lì e batto allora i pugni sul tavolo. L'hanno detto tutti e non l'ha fatto mai nessuno. Concita De Gregorio, poi Mario Giordano, la Donato da Milano e Rosato. Si parla sempre di soldi, no? Quando sì si parla di Europa si parla sempre fare di soldi. Io penso a un'Europa delle persone. Cioè io, anche diciamo, noi, quando penso all'Europa penso a un luogo senza frontiere, dove noi giriamo ormai senza fermarci alla dogana, dove i nostri ragazzi hanno il fidanzato, la fidanzata, si viaggia con 30 euro. Noi viviamo in Europa. Se proprio dobbiamo parlare di soldi, io vorrei dire una cosa. Putin, che è stato tanto nominato e d'altra parte era uno dei primi punti del contratto, può finanziare una campagna elettorale, ma non credo che possa sostenere una politica di sviluppo di un governo come fece l'America con la Democrazia Cristiana. Ma allora c'era il piano Marshall, no? C'era il piano Marshall in quegli anni. E noi prendemmo i soldi per tanti e tanti anni dagli Stati Uniti. Io non mi sentirei tranquillissima rinunciando all'Europa e andando a, diciamo, ma confidare allora, in Putin, come perché dicendo, la Salerno è Reggio Calabria non, la faccia non abbiamo lui intenzione non penso di rinunciare che la farà all'Europa Putin, l'autostrada. Noi diciamo da sempre che il motivo della crisi dell'Unione Europea è l'eurozona, è l'introduzione dell'euro che è stata ma fatta male. Ma se dobbiamo parlare di soldi, paesi crescono tre volte l'Italia, non quelli è vero, dell'euro non è così, ah, non è così. Non allora è così. Crescono che il doppio dell'Italia. Marco da Milano, perdonatemi se dobbiamo alternare altri paesi che crescono avvocato perché hanno fatto deficit su deficit avvocato su deficit. No, non è così. L'hanno, non è così, magari l'hanno fatto ma hanno speso meglio i soldi. Noi ci troviamo con un enorme debito, noi critichiamo come sono stati spesi fino adesso. Ci sono modi diversi di spendere. Diceva Giordano, guardate che la vera battaglia non è su Conte, perché un nome vale l'altro. La vera battaglia è su Paolo Savona, ministro dell'economia, e su Matteo Salvini al Viminale. Parliamo di Paolo Savona. Perché? No, io condivido quello che diceva Giordano. Prima sentendo l'UTVAC che diceva gli imprenditori danno la caccia ai disoccupati a casa, mi sembrava uno di quei gerarchi della nomenclatura sovietica quando dicevano da noi negozi pieni. Ma mica così peraltro perché tocca far replicare l'UTVAC, la ricetta deregulation. Ora arriviamo all'UTVAC. Perché la ricetta deregulation. Aspetta che l'UTVAC ti sta rispondendo, però è prego. Ci sono, esistono anche statistiche, esistono anche i dati, e i dati sono semplici. In tutto il mondo, non solo Stati Uniti, dove si fa la politica di crescita, aumenta l'occupazione, però, cade la disoccupazione. Ma ho capito, questo è lo si fa. Torniamo alla politica, l'ultima caspetti che ora torniamo da lei, Paolo Savona. No, ma adesso arrivo a Savona, perché il punto è che la ricetta deregulation, meno tasse, meno spesa, negli anni 2000 ha portato le economie occidentali al disastro, mentre la novità del trumpismo, anche il trumpismo, è la protezione delle... Trump ha chiesto ad alcuni imprenditori lasciate la delocalizzazione e tornate negli Stati Uniti a investire, e l'ha fatto da leader politico, non affidandosi alle leggi del mercato, alle leggi del liberismo assoluto. E da questo punto di vista, Savona, cioè il ministro dell'economia,
è centrale in questo governo perché i due partiti hanno di fatto detto: noi siamo pure disposti a mettere a Palazzo Chigi un tecnico, un esecutore, come l'ha chiamato Di Maio, ma il Ministero dell'Economia lo vogliamo noi, mentre in tutta la Seconda Repubblica, diciamo da Guido Carli in poi, il Premier era un politico, ma il Ministero dell'Economia era saldamente presidiato da un tecnico. Allora, per questo il Ministero dell'Economia è importante. Io credo che Paolo Savona sia un nome di comodo per nascondere il vero candidato, che credo sia Giancarlo Giorgetti, cioè sia un uomo della Lega. Allora, Riccardo Iacona, dimmi che idea ti sei fatta e poi andiamo da Mario Giordano e Torino Sacco. No, a me ha impressionato moltissimo l'immagine di Trump, non so che ne hai pensato tu, quando firma le misure protezionistiche sull'acciaio, dietro c'ha l'Ilva. C'ha gli operai dell'IVA, lo dico sì, così, sì, no, sì, c'ha gli operai con l'elmetto tutto giallo. Tutto è tranne il liberismo, no, quella scena. Tutto è tranne che il liberismo, però io penso che c'è un problema di difesa del lavoro in Europa, che va affrontato con il negoziato europeo, che non si può fare il dumping fiscale in Europa, che ci vuole una politica fiscale, e che dobbiamo cominciare a mettere in campo delle misure perché l'embraco... E su queste necessità si inserisce questa nuova maggioranza. Guardi Ettore Rosato cosa ha detto oggi pomeriggio su Facebook Matteo Salvini. Sono pronto, siamo pronti, le idee ci sono, la squadra c'è, il programma delle cose da fare giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese è pronto. Se qualcuno non può o non vuole, ce lo dica e poi decideremo come muoverci. L'unica cosa che non ci possiamo permettere di fare è perdere altro tempo. Lasciar passare altre ore, altri giorni, altro tempo. Pressione sulla pelle. Che succede secondo lei? Mi sembrava un tono un po' minaccioso, ecco, non era minaccioso nei confronti del PD, era minaccioso nei confronti di altri. Credo che il tempo lo abbiano perso loro, io penso che il governo si farà, nelle prossime ore la vedo come da Milano sulla vicenda del ministro dell'economia, Savona è una bandierina che serve per minacciare, ma poi troveranno una persona che abbia un po' più di appeal rispetto anche agli interlocutori politica, internazionali. Perché poi il professor Savona è un autorevolissimo economista. Assolutamente, diciamo. Ma non ho... Ha delle idee molto nette sul... Nulla da eccepire né sulla persona lui, né su Conte. Poi è stato problema. Anche ministro dell'industria dei ciampi. Certo, c'è un curriculum. Ha un grande curriculum. Presidente del Fondo di Garanzia Interbancario, ricordo. Sì, una persona sull'euro, la pensa. Però non è gradito all'Europa. Però io non credo che non sia solo gradito all'Europa. Io penso poi che dopo aver letto questa cosa, che non chiamiamola più contratto, perché un contratto deve avere delle caratteristiche, e quando facevano riferimento al contratto alla tedesca, lì c'era scritto cosa costava, da dove si prendevano le risorse, e quello era un contratto, cioè un Mario patto. Giordano. Oggi questo non c'è. E io penso che il problema che avranno sul ministro dell'economia è uno che dovrà combattere per poter dimostrare che le cose che hanno scritto non sono realizzabili, perché Giordano. Così si tratta, di questo si tratta. Ma allora sicuramente c'è un problema generale di copertura, ma non credo che Savona sia una bandierina, perché credo che Savona incarni esattamente un'idea forte, che può essere contestata, si può essere d'accordo o no, ma un'idea che va proprio a sovvertire quello che è stato il rapporto nei confronti dell'Europa di tutti questi anni. Il professor Savona ha un'idea molto chiara e io credo che questo non sia battere i pugni sul tavolo, no, ma rappresentare un'idea diversa d'Europa. E non è possibile su questo, io penso, accettare veti da nessuno. Oggi ho sentito il ministro degli esteri del Lussemburgo che diceva non si può distruggere quello che ha costruito l'Europa. L'Europa in questi anni ha costruito una cosa che gli italiani hanno detto non va bene. E sentire la professoressa Fornero prima che teme la distruzione di ricchezza mi fa capitare le braccia. Ma siamo lo studio, sentiamo Lutra. Savona rappresenta questo. Chi è che sta urlando nel vostro studio? Senti, tutti. Paolo Savona, se loro metterebbero il nome di Paolo Savona, sarà già rassicurante per molte persone in giro per il mondo. Perché Paolo Savona è conosciuto come una persona coerente, di grande capacità. Lui è perfino più vecchio di me, ma se regge fisicamente sarebbe un grande nome per il fatto che ha una lunga esperienza. Comunque si rende conto, dice Lutra. Non è un ideologo, però c'è un problema
già adesso che il famoso credito contro l'Europa, cioè le spese che vogliono fare, il deficit che vogliono fare, l'hanno già fatto, perché da quando è caduto Berlusconi fino ad oggi il debito pubblico italiano è aumentato di 300 miliardi. Quindi come facciamo? E in altre parole, questo famoso spese, Concita e poi Massimo Giannini, è già stata fatta. Quindi è venuto il momento adesso non di fare spesa, ma di tagliare la spesa pubblica. Okay. E infatti costo, il nome di Cottarelli è scomparso. Aspetti Lutwak, Concita. Allora, se si può cessare per un momento di parlare di soldi, io penso che l'Europa vada rafforzata e non indebolita. Rafforzata politicamente, no? L'Europa dovrebbe poter intervenire per esempio in casi come quello della Catalogna, dove ci sono dei ministri di un governo eletto democraticamente in prigione per motivi politici. L'Europa non interviene, perché non interviene? Cioè, questa è per me l'Europa. L'Europa è, diciamo, un contenitore in cui gli stati stanno a casa propria, è casa nostra. Allora però deve avere una forza politica, ci deve essere anche una cessione di sovranità all'Europa su alcune questioni che riguardano la vita interna degli stati. Avvocato, brevemente, allora, e ora vi porto a conoscere la pace fiscale, prego. L'Europa di cui parla la dottoressa Di Gregorio e che penso tutti vorremmo è impedita da un elemento, dalla volontà della Germania, perché la Germania è la prima che rifiuta di assecondare le richieste di Macron, di tutti gli altri paesi e di tutti gli economisti mondiali che avvertono che soltanto con delle modifiche al sistema dell'euro e dell'Unione Europea l'Europa può funzionare in un certo modo. E allora, ma la qual Germania è la risposta? Vuole guidare lei. La risposta quindi è pace fiscale, ma dopo la pubblicità. La chiamano pace fiscale, Maria Laura Cruciani. Questo è travertino, quelli sono graniti, le qualità sono tantissime, tante, proprio tante. Anna Maria è la titolare di un'azienda che lavora marmi, una delle tante che ha pendenze con il fisco e che ha aderito alla rottamazione. Su un debito totale di 175.000 euro, Anna Maria ne ha rottamati 100.000. Queste sono le cartelle? Le cartelle che devo pagare, la rottamazione. Da 25 già le ho pagate, adesso me ne rimangono due da 12. Quanto pesano queste rate? Tanto, tanto. Quanto rimane fuori dalla rottamazione di debito? 75. 75.000 euro? Sì. 75.000 euro sarebbero stati troppi da rottamare per la signora Anna Maria, che ora aspetta, come molti altri, la pace fiscale. Ancora è tutto da capire, i critici lo chiamano condono. C'è differenza tra rottamazione e pace fiscale? Assolutamente sì, poiché le prime due rottamazioni prevedevano lo sconto solamente delle sanzioni e degli interessi, mentre il tributo si pagava. Invece la pace fiscale prevede un saldo a stralcio dell'intero importo in cartella. Per esempio, i 75.000 euro di debito della signora Anna Maria, se rottamati, diventerebbero 64.000, ovvero l'80% del importo. Con la pace fiscale, stando alle indiscrezioni, il suo debito potrebbe essere sanato pagando, nell'ipotesi peggiore, 18.750 euro, nella migliore 4.500. Si sta creando un discrimine addirittura fra condonati, perché chi ha aderito alla precedente rottamazione ha avuto lo sconto delle sole sanzioni e interessi, invece quelli della pace fiscale avrebbero lo stralcio di tutto il debito, compreso quindi anche il tributo. Allora, Emanuela Bertucci, la riconoscete, avvocato dell'ADUC, e senta, ora parliamo di tutto, però immagino che tutti stiano dicendo, ma se io ho in corso la rottamazione, posso approfittare nel caso della pace fiscale? Ancora non si sa nulla, dovremo attendere, perché la pace fiscale per ora è un proclama, non è una legge, quindi dovrà passare dal Parlamento, dal Governo, se sarà un decreto legislativo. Di certo, stando alle intenzioni della Lega e del contratto Movimento 5 Stelle, dovrebbe potersi accedere anche per chi ha fatto la rottamazione, perché si parla appunto di situazioni debitorie causate da gravi difficoltà economiche, involontarie, eccezionali, e quindi non vedo perché sarebbe un controsenso non includere in questo tipo di provvedimenti anche chi ha in corso il pagamento della rottamazione. Immaginiamo che potrebbe rottamare la rottamazione, quindi verrebbero meno quegli introiti pensati alla rottamazione. Questo è dibattito politico, lo domanderemo agli ospiti che stanno arrivando. Mi dica, chi potrebbe essere interessato dalla pace fiscale?
quello che prevede il contratto nella forma attuale è una formulazione abbastanza vaga per ora e laconica, perché appunto si parla di delle situazioni di difficoltà economica per le quali il contribuente non è riuscito a far fronte al proprio debito con il fisco. Diverso invece era il programma della Lega, che comunque ancora adesso continua ad essere sostenuto, per cui si dovrebbe parlare appunto di 3 aliquote per questo saldo e stralcio, del 6, del 10 e del 25%, quindi insomma sarebbero importi considerevoli di sconto. Difficoltà economica del debitore, come si riconosce, come la si inquadra, ci sono dei parametri? Questa sarà una delle sfide più importanti. Sicuramente considereranno la situazione reddituale, quindi di reddito prodotto, e patrimoniale generale del soggetto contribuente. Ci saranno però 2 grossi ostacoli. Il primo, capire in quale momento viene esaminata questa situazione, cioè viene esaminata oggi, viene esaminata al momento in cui il debito si era creato o quando c'è arrivata la cartella esattoriale, perché sono scenari diversi. E la cosa più interessante sarà capire come far provare al contribuente che si tratta di una sofferenza colposa e non dolosa, cioè che si è trovati in difficoltà e che non è stata una cosa preordinata, un disinteresse o semplicemente una evasione fiscale. Da queste valutazioni, da come poi verranno normate, ne deriveranno anche dei pensieri sul, diciamo, sullo scopo dell'operazione, perché potrebbe diventare una sorta di condono colposo. L'intenzione è quella della pace fiscale, però poi di fatto c'entra in mezzo tanta roba, anche perché gli importi che possono essere che possono rientrare, o almeno questo si dice per ora, nella pace fiscale arrivano fino a 200.000 euro, quindi non si tratta della cartella per la multa o di somme spicciole, si tratta sicuramente di debiti con il fisco consistenti. Adesso arriva la persona che ha inventato la flat tax, che ha ipotizzato questa forma di pace fiscale, si chiama Armando Siri, un onorevole della Lega, e domandiamo tutto a lui. Prima una piccola pausa pubblicitaria. Grazie, grazie. Avvocato. Ciao, bel ragazzo! Bel ragazzo! Ma dico, ma tu vesti sempre alla moda, eh? Ma chi è? Chi è il tuo stilista? Cirino Pomicino? Chi è? Chi è? Dimmelo chi è! Sono sempre io, il grande Luca Telese, il fustigator! Fustigo di qua, fustigo di là, senza se, senza ma. E da questa settimana, ricordatevi, fustigo anche a domicilio. Sono disponibile per compleanni, battesimi, cresime, addio al celibato, addio al nubilato, addio al bisnonnato. Telefonate al numero verde che vedete in sovraimpressione. Ma come, scusa, ma non mettete, non c'è il numero, scusa. Regia, non c'è il numero, non è apparso il numero. Come faccio io a vivere, regia? Anche questa settimana, niente, boicottaggio, va bene. Cominciamo con le pagelle. Tornano le mie pagelle che tanto terrore incutono ai poteri forti, ai poteri deboli e ai poteri così così. Vai con la sigla, regia. Questa è Furia a cavallo del West. Ma avevate promesso un brano inedito della reunion degli ABBA, non ce l'avete? No. Ma non avete neanche una reunion di Nico e Gabbiani? Qualcosa? No. Neanche una reunion di Liberi Uguali? Niente. No. Va bene, allora facciamo senza sigla. Facciamo senza sigla, va bene. Andiamo con la prima notizia. Voto 9 a chi, anzi voto 10 al grande Silvio Berlusconi. È uscita la notizia che una donna aveva lasciato in eredità 3 milioni di euro a Silvione, poi è scoperto subito che era una fake news, ma è stato lo Berlusconi stesso a smentire del tutto, tutto offeso, offesissimo, ha detto: io che prendo i soldi da una donna, è indecente, io le donne le pago, le pago. Allora, allora parliamo dei 5 Stelle e vedete, ecco, vedete, questa è la bandiera della Bulgaria. Vi domanderete: dove vuoi andare a parare, Ciccio Baffo? È molto semplice, sul blog dei 5 Stelle il sì al contratto di governo ha ottenuto il 94%. In Bulgaria sono stati talmente colpiti da questa notizia che hanno sancito che d'ora in poi ad ogni elezione si dirà vincere con maggioranza grillina. Voto 10 anche alla Bulgaria. E veniamo
al nuovo allenatore della nazionale, Roberto Mancini. Come prima azione da CT ha convocato subito in gran fretta Balotelli. Ha paura che col nuovo governo non lo facciano più entrare in Italia. Voto 9 al grande Mancini. E veniamo a due figure che in questi giorni praticamente non hanno mai avuto l'onore della cronaca, due persone che non abbiamo mai citato, Di Maio e Salvini, i nostri Chip e Chop. Sono andati a trovare l'imprenditore Bramini, fallito e sfrattato per colpa dello Stato, ma Salvini e Di Maio l'hanno tranquillizzato, gli hanno detto testuali parole: stai tranquillo, presto sarai in ottima compagnia. Voto 4 a Salvini e Di Maio. E voto assolutamente 10 alla regina Elisabetta. Voglio unirmi anch'io ai festeggiamenti del Royal Wedding, svelandovi però un retroscena. Questa cerimonia non avrebbe potuto svolgersi se non ci fosse stata la regina Elisabetta. È stata lei a sostenere tutte le spese del matrimonio reale. Voi vi direte, ma come avrà fatto? Semplice, le sono finalmente arrivati gli arretrati della pensione. Voto 10 alla regina Elisabetta. E chiudiamo con il nostro uomo de panza, uomo de sostanza, il grande Michele Emiliano, che ha fatto grandi apprezzamenti al programma di governo Lega 5 Stelle. Emiliano, questo contratto è proprio piaciuto molto, e noi abbiamo capito come ragiona Emiliano. Lui prima vede cosa non piace a Renzi e poi fa esattamente il contrario. Voto 3 ad Emiliano. E ci vediamo settimana prossima con il vostro Ciccio Baffo. E basta, regia, boicottarmi così. È vergognoso. È assolutamente vergognoso. Allora, abbiamo l'inventore della flat tax, onorevole Armando Siri, buonasera. Buonasera. Allora, è sua l'idea della Lega. Vediamolo a confronto con Giuliano Cazzola, economista, grande esperto di pensioni. Buonasera, professore. Mario Tozzi, lo conoscete. Buonasera. Tutti, geologo, divulgatore. Buonasera. Scientifico, saggista in libreria, e dopo ne parleremo con il libro L'Italia intatta. Emiliano Alessandrucci, presidente Colap, coordinamento libero associazioni professionali, e sempre con noi Riccardo Iacona. Allora, due conti sulla flat tax, Gil De Veri. L'aliquota è 23%. Il 27%. È altissima. Tra poco con la flat tax il mondo delle aliquote IRPEF sarà completamente diverso e si dividerà tra chi ce l'ha al 15 e chi al 20. Oggi invece le aliquote sono queste, ma per capire quante tasse paghiamo dobbiamo considerare anche quanto detraiamo. In questa pratica troviamo numerose spese mediche, gli scontrini dobbiamo inserirli uno per uno. E scontrino dopo scontrino l'aliquota si abbassa. Questo è l'IRPEF effettivo che paghiamo oggi in base ai calcoli fatti dalla CNA. Un 75% di contribuenti che ha un'aliquota effettiva inferiore al 15%, per arrivare poi all'88% di contribuenti che ha un'aliquota effettiva IRPEF sotto il 20%. Il che significa che su 40 milioni di contribuenti, 36 sta già sotto l'aliquota del 20% e solo 4 milioni la supera. Insomma, la flat tax ha un impatto minimo sui redditi bassi e comincia ad essere vantaggiosa per chi guadagna almeno 30.000 euro. E lo diventa sempre più mano a mano che i redditi salgono. Il vantaggio massimo lo avrebbero i fortunati contribuenti che dichiarano un reddito sopra 300.000 euro, che vedrebbero abbattere la loro imposta del 50%. Quanti sono? 35.000. Pochissimi. Niente. Allora, Alessandrucci, chi ci guadagna? Le piace? Non mi convince, non so dire se mi piace o non mi convince. Abbiamo letto tutte le analisi che sono state fatte, Armando Siri ci potrà confermare o sconfessare, che riguarda prevalentemente il vantaggio per i redditi superiori ai 30.000 euro. Io rappresento purtroppo professionisti che hanno un reddito medio, nella migliore delle ipotesi, ovvero al nord, di 13.000 euro l'anno, e quelli quindi ci andrebbero a rimettere. Sì, ci guadagnano solo quelli sopra i 30.000, poi Cazzola. Allora, ma detto anzitutto questo, che la flat tax introduce un concetto nuovo, che intanto è il concetto del reddito familiare. È una flat tax familiare proprio perché noi abbiamo inserito all'interno dell'aliquota unica le deduzioni fisse su base familiare, per cui da 0 a 35.000 euro di reddito, ad esempio, hanno diritto ad avere questa deduzione fissa tutti i componenti del nucleo familiare. Se siamo in 4 in casa facciamo 35.000 euro meno 12 uguale 23 per 15. Quindi noi abbiamo dovuto, come dire, essere compatibili con il comma secondo
dell'articolo 53 della Costituzione. Da 35 a 50 mila euro di reddito familiare hanno diritto ad avere questa deduzione soltanto i carichi familiari, e solo sopra i 50 mila euro, a partire da 50 mila euro, si applica il 15% fisso. Allora, breve, soddisfatta? No, ecco, questo ci convince ancora meno. 35 mila euro di reddito familiare vuol dire veramente la povertà, se stiamo parlando di una famiglia di 5 persone, cioè 30.000 euro l'anno, 30.000 euro lordi per capirci, sì, l'anno, sono circa 1.500 euro al mese, stiamo parlando di una famiglia che si regge su 1.500 euro al mese. Ma questo non dipende dalla flat tax. Non stiamo parlando, sì, ma il limite che avete messo è un provvedimento. No, però scusate, la flat tax non è un provvedimento di politica sociale, è un provvedimento per chi le tasse le paga. Questo nessuno li come sono tanti che purtroppo ne pagano tante. Tozzi e Iacona. Giuliano Cazzola, prego, sussiri. Allora, brevemente, io non sono tanto interessato a vedere chi ci perde o chi ci guadagna, faccio solo notare una cosa, che oggi la gran parte dell'aliquota IRPEF la pagano coloro che diciamo, hanno un'aliquota marginale dal 38% in su, credo che sia il 60% dell'IRPEF è a carico di questi contribuenti. Quindi, in buona sostanza, ci determina un buco nelle entrate che non so come lo si possa colmare, perché si arriva allora, non solo a privilegiare un altro problema di più, ma si arriva anche a creare un inferiore gettito da dove oggi è, diciamo, viene in misura maggiore. Allora, Cazzola dice più pratico, io non so chi ci guadagna, chi ci rimette, non ne parlo neanche. Il punto è che smettiamo di vedere entrare quanti miliardi di euro dai calcoli che sono stati fatti, professor Cazzola? Ma io ho visto diverse cifre, mi pare che anche gli autori del contratto parlino di 50 miliardi di euro. Siri. Sì, effettivamente per fare una flat tax al 15% per aziende e per persone fisiche l'impatto è di 50 miliardi di euro. Voglio dire una cosa però, negli ultimi 10 anni, nonostante l'inasprimento fiscale, le entrate sono diminuite perché il paese è malato. Il problema è che il paese è malato, tu continui a voler far pagare le tasse, a stringere e ne ottieni sempre meno, perché non hai il coraggio, come noi invece vogliamo fare con questo provvedimento, di intervenire per far guarire il paese. In questi 5 anni noi abbiamo investito 200 miliardi della fiscalità generale per pagare bonus, decontribuzioni, 4 miliardi e mezzo di cassa integrazione, sono state tutte medicine palliative, sintomatiche. Nessuna eravamo di fronte a un 50... malato di polmonite con la febbre però, 40, l'abbiamo voluto curare con la tachipirina. Onorevole, non è possibile, noi onorevole, dobbiamo dargli l'antibiotico. Però, capito, dire così, però al momento non è che gli date l'antibiotico, gli levate pure la coperta, perché 50 miliardi di euro. No, aspetti. No. Vogliamo vedere delle formule, poi Tozzi e Iacona, sì, le detrazioni che potrebbero saltare. Nicole Di Giulio, poi Tozzi e Iacona. Stavo sistemando proprio le spese per detrarre, diciamo, dalla lezione di rete quello che è possibile. L'assicurazione è sulla vita, un piccolo accantonamento, un fondo pensionistico. E ancora le spese mediche, le detrazioni per i figli a carico, quelle sugli interessi per il mutuo prima casa. Quest'anno penso di recuperare all'incirca dai 500 ai 600 euro. Alla fine, insomma, su uno stipendio di 1.500 euro incide abbastanza, insomma. Tutte queste spese confluiscono oggi nel 7,30. Fanno una fotografia rispetto a quelli che sono i costi complessivi di una famiglia. E parliamo di cifre importanti. Nel 2016 l'ammontare delle detrazioni principali era pari a 66 miliardi di euro. Con la flat tax invece dovrebbero scomparire le detrazioni e deduzioni che oggi il contribuente inserisce in dichiarazione e dovrebbe apparire un'unica deduzione per ogni familiare. In molti si chiedono poi che fine farà la detrazione sugli interessi per il mutuo della prima casa. Non è ancora chiaro se verrà riconosciuto comunque lo sconto, la detrazione per gli interessi, per esempio prima casa o altre cose particolarmente care ai contribuenti italiani. Sono spese che si affrontano annualmente per vivere e recuperare qualche cosa su queste spese fa comunque sia comodo. Partiamo da Mario Tozzi, che dati sei fatto? Ma mi sembra che dietro ci sia l'idea che facendo pagare meno si dovrebbe così combattere l'evasione e l'elusione, perché io però non credo che chi paga zero sarà convinto di pagare 20, non ci penso proprio, non mi pare proprio, non lo vedo, non è sicura perlomeno, non è certa questa cosa.
Perché dovrebbe? Quando si è trattato di far rientrare i capitali dall'estero, si disse pagherete una certa cifra meno. Non è che sono rientrati tutti quanti, eh? Perché non ci hanno pensato pagare di perché? Più chi non tanto non li beccano nulla. Mai. Poi Iacona. Allora, intanto voglio rispondere a quanto si diceva prima, nel senso che è confermato il fatto che continuerà ad esserci la detrazione per i mutui sulla prima casa, non solo, ma continuerà il rateo di ammortamento per i lavori dell'edilizia, quindi gli interventi che sono stati fatti nel campo dell'edilizia. No, è importante perché sennò rimane poi un equivoco ed è giusto. Però dal punto di vista dei principi, lui dice, ma non è un modo per andare incontro agli evasori, perché gli evasori già non pagano. Allora, il problema noi che abbiamo oggi è il sommerso. E il sommerso è un micro atteggiamento che il contribuente mette in atto per difendersi da un fisco che è troppo aggressivo. Allora, faccio un esempio. Se io faccio 4.000 euro all'anno di ripetizioni, non ho nessun tipo di incentivo a dichiarare quei 4.000 euro. Perché? Perché mi tocca fare una dichiarazione in più e perché mi scatta lo scaglione. Cioè, l'esempio allora, a quel che punto, le viene in mente di evasione tendo, il professore. Allora. No, ma io posso fare 100 altri mila esempi, ma dico che noi dobbiamo spingere con la flat tax alla fedeltà fiscale perché si semplifica il sistema e si abbassa la liquidità. Professori in dei tutti licei i paesi in cui è stata allora, applicata Iacona. Si è ottenuto questo no, risultato. Io sono, mi piacerebbe sapere quando è che recuperiamo questi 50 miliardi. Cioè se l'idea è che il paese lo guariamo perché gli facciamo pagare meno tasse, riparte l'economia e arrivano flussi nuovi, va bene, ma se arrivano fra un anno, fra due anni, fra tre anni, chi lo calcola? Come lo copriamo quel buco? Quindi sono, con quei soldi con noi ci paghiamo allora, l'Oxford sistema sanitario, le pensioni. C'è uno studio dell'Oxford Economics, proprio pubblicato qualche giorno fa, che dice che ad esempio un'introduzione della flat tax in Italia porterebbe fin dal primo anno un incremento del 3% del PIL. Non lo dice Siri, non lo dice la Lega, lo dice l'Oxford Economics. Quindi l'impatto sul PIL sarà enorme, ripeto, perché noi diamo una scossa di adrenalina a un'economia in stagnazione da 10 anni, non c'è la domanda interna, se noi andiamo avanti così ha voglia tagliare pensioni, aiuti, il paese muore, se noi non lo rivitalizziamo il paese muore. È una scommessa tutta sull'Oxford Economics, dice lui. Alessandrucci, torniamo anche alle detrazioni, se esatto, vuole. C'è una contraddizione poi, in termini. Poi Cazzola. Le detrazioni sono nate sia per facilitare le famiglie, abbiamo visto il signore che dice io recupererò 600 euro, ma anche per far emergere il sommerso, perché se io vado dal medico, le facciamo un altro popolare di esempio, e lui mi dice con o senza fattura, se io quella fattura me la posso portare in detrazione dico con, se invece per me quello è solo un ennesimo costo dico senza. Allora questo, se dobbiamo recuperare l'evasione fiscale, non è un provvedimento togliere che... Togliere le detrazioni aumenta l'evasione. Esatto. Sì, io poi no, Cazzola. Intanto dipende di quanto è questa fattura e poi comunque ripeto tutte questi balzelli che vuol dire dipende di quanto è la intanto fattura. Dipende quanto è questa fattura se decido di portarla in detrazione o meno. Abbiamo sempre fatto per anni l'esempio dell'idraulico, dell'elettricista che gli chiedi con la fattura o senza perché così risparmi l'IVA. Adesso diciamo che invece la portiamo in detrazione, ma no, allora diciamo questo, che noi abbiamo l'opportunità di sgravarci da tutti quegli adempimenti che ti portano via un sacco di tempo in un fisco che ti dice che tu sei sempre colpevole fino a prova contraria. E noi, con la flat tax, aboliamo l'inversione dell'onere Cazzola, della prova. Professor Cazzola. Allora, poche cose. La prima, non vedo perché si debba mettere la cassa integrazione tra le spese inutili degli ultimi anni, perché la cassa integrazione ha salvato molti, molti lavoratori. C'è uno studio che dice che senza la cassa integrazione... Non l'ho messa tra le spese inutili, l'ho messa tra le spese sanitarie del Seconda malato. Seconda cosa... Seconda cosa, seconda cosa, professor Sì, lei è una persona seria, io la stimo per questo. Grazie. Lei però non può dire che ci sarà meno evasione, perché comunque non può in una finanziaria dire ci sarà meno evasione e quindi la cosa va bene così, perché i 50 miliardi, vanno coperti, non vanno affidati a una speranza. Ho un obiettivo, vanno coperti e coprirlo è difficile. L'altra cosa, nel vostro programma, se non l'ho letto male, c'è scritto che chi vuole sceglie il vecchio metodo, rimane nel vecchio metodo. Quindi mi pare che sia una razionalizzazione ad libitum.
E sinceramente perché ognuno se la sceglie ragione, se vuole fa una se vuole fa l'altra. No, noi abbiamo inserito naturalmente una clausola di salvaguardia per evitare che ci potessero essere dei casi in cui il contribuente potesse essere penalizzato. Siccome, come si vedeva prima, noi abbiamo 18 milioni di contribuenti che pagano una aliquota effettiva al 5,71%, è evidente che noi per questi non possiamo fare nulla, neanche con la flat tax. Noi possiamo agire per i contribuenti che, come dicevo prima, hanno un grosso carico fiscale. Non dimentichiamoci che in Italia è soprattutto il ceto medio penalizzato che ha sulle spalle l'80% dei costi del welfare del paese. Noi è lì che vogliamo intervenire. Dobbiamo far ripartire i consumi e dobbiamo allora, farlo dai soldi. Altro obiettivo, il taglio alle pensioni d'oro che servirebbe anche a, in qualche modo, a finanziare queste operazioni. Emanuela Pendola, poi Iacono e Tozzi. Sono stato in molti paesi, ho svolto le funzioni di ambasciatore in Africa, in Camerun, poi sono rientrato a Roma e quindi sono stato inviato a fare l'ambasciatore in Finlandia, Helsinki, e poi a Strasburgo come rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa. Il contratto di governo di Maio Salvini prevede un taglio delle cosiddette pensioni d'oro, individuate in quelle oltre i 5.000 euro netti al mese. Ma quanti assegni superano questa soglia? Posto che un netto di 5.000 corrisponde a un lordo di almeno 8.500 euro, sarebbero solo 13.000 su 23 milioni di assegni, lo 0,06% del totale. Ho fatto il diplomatico dal 69 al 2011, 42 anni. La mia pensione è di 5.800 euro netti per 13 mesi di età. Il taglio riguarderebbe le superpensioni non giustificate dai contributi versati. E come facciamo a verificarlo? Bisognerà ricalcolarle e non è facile. Fino al 1995, per esempio, lo Stato non versava i contributi a se stesso e calcolava col metodo retributivo. E magari scopriamo che molti hanno versato abbastanza e qualcuno anche di più. Insomma, il risparmio che deriverebbe dal taglio è un punto interrogativo. La sua pensione è giustificata dai contributi versati? Sì, questa pensione l'ho guadagnata, perché i contributi li ho versati, e li ho versati tutti. No, ragazzi, no, cerchiamo di non giocare su queste cose. No, vabbè. Riccardo Iacona, prego. Boeri pure aveva proposto un piccolo contributo di solidarietà, il governo Renzi non l'ha voluto fare questi tagli, però diciamo noi giriamo sempre a questa domanda, dove sono i soldi, no? Abbiamo bisogno di soldi, ma questo è un paese ricco. 10.000 miliardi la ricchezza privata del paese e il 50% di questa ricchezza lo possiede il 10%. Io non capisco perché aleggia questa cosa della patrimoniale. Tra l'altro l'OCSE ha proposto, ha detto che l'Italia dovrebbe farlo in uno di quei paesi per ridistribuire la ricchezza, è una di quelle misure che invece viene sempre tenuta da parte. Perché sì? Ma perché ci pare... Noi abbiamo escluso all'interno del contratto che ci possa essere una patrimoniale, perché ci pare assolutamente ingiusto dover intervenire su chi ha guadagnato soldi, su chi ha messo da parte soldi e su chi ha deciso di investire e di risparmiare. L'Italia, l'Italia tutela il risparmio, ho capito, ma non è uno scandalo, ma c'è una questione di rispetto. Beh, non è un furto, dipende dal punto di vista, per noi lo è. Quindi noi abbiamo inserito nel contratto che non ci sarà nessuna patrimoniale. Tozzi, loro le abbassano le tasse a chi ne ha, chi ha? Ma quello che non capisco è come da questo ne derivi, a parte questo ultimo di cui abbiamo discusso, sembra più simbolico che altro, vista la cifra, diciamo, può essere una ragione politica. No, ma io mi domandavo più in generale per l'aspetto economico, visto però dal mio punto di vista, questo significa che se c'è più ricchezza per chi ha, tutti dovrebbero poi alla fine essere più ricchi, un po' il principio che si usava negli Stati Uniti, cioè saranno loro a trainare. Non mi sembra che funzioni così oggi, quasi da nessuna parte. Ma non è importante quello che funziona oggi, è importante quello che funzionerà domani, perché se noi continuiamo a guardare dall'oggi il passato non facciamo un passo avanti verso il futuro. Noi dobbiamo cambiare le regole. Cosa si paga se si perde? Quello è il problema. La sfida è questa. Però tutti pensano alla pace fiscale, allora vediamo di che si tratta. Gilles De Verry. Immaginiamo che l'Italia sia quest'isola. Come in ogni isola che si rispetti, nascosto potrebbe esserci un tesoro. 1.058 miliardi di euro di debiti che i contribuenti italiani non hanno pagato al fisco tra il 2000 e il 2015. L'idea della Lega è questa: permettere di saldare i debiti versando non tutto il dovuto, ma solo una parte. Una sorta di pace fiscale, insomma, o super condono. E poi, coi soldi incassati, finanziare la flat tax, che richiede tra i 50 e i 60 miliardi.
Il problema è che questo tesoro di 1.058 miliardi in realtà non c'è. I conti li ha fatti l'Agenzia delle Entrate. Una parte è stata già annullata dagli stessi enti creditori in quanto ritenuta non dovuta. Un terzo ormai si sa che non tornerà indietro, o perché l'impresa ha chiuso, perché il contribuente è nullatenente o perché semplicemente non c'è più. Se poi si sottraggono anche debiti per i quali sono state già tentate azioni esecutive invano, restano appena 51 miliardi. Una cifra che si abbassa ancora se consideriamo anche i contributi non versati all'INPS e le multe non pagate ai comuni, che lo Stato non può cancellare. Ipotizziamo che la metà dei morosi aderisca alla pace fiscale e che gli venga applicato uno sconto del 50%. L'incasso sarebbe il 25% dei famosi 51 miliardi, pari a circa 12 miliardi. Assai lontano da quanto necessario per la flat tax. Ora risponderà l'onorevole Siri, Alessandrucci, con una domanda per lui. Non sono d'accordo su questa impostazione, nel senso che è evidente che l'Agenzia delle Entrate sta inseguendo milioni di contribuenti cercando di farsi dare dei soldi e non riesce a ottenerli, perché è come voler spremere un limone secco che non ha più succo. Il problema è che tanti di questi contribuenti vogliono tornare ad essere in chiaro, invece oggi non hanno la possibilità di aprire un conto corrente o di avere neanche un bancomat. Sì, però questo allora è noi diamo la possibilità che vi ai piccoli contribuenti. Parlava delle conseguenze di quello che fate, ma noi, non delle intenzioni con cui le fate. Ma il punto le intenzioni è sono che nobili, il numero però di quei contribuenti è molto più alto di quello che si dice. Alessandrucci. Intanto questa pace fiscale ha di bello solo il nome, e di nuovo solo il nome, perché in realtà è un condono. E noi qui abbiamo discusso a lungo anche con il segretario del suo partito sulle rottamazioni e soprattutto sul ruolo di Equitalia, che poi è diventata Agenzia delle Entrate. Mi domando, se tutto funzionasse, perché quei 50 miliardi ci servono, no, per soddisfare il vostro piano, chi è che va a riscuotere tutto questo fisco, visto che Equitalia non lo può fare per tutte le politiche che avete avuto fino ad oggi, nemmeno l'Agenzia delle Entrate, non si può essere vessatori, cioè bussiamo e chiediamo permesso? No, ma guardi, semplicemente noi intanto ci rivolgiamo a quei piccoli contribuenti in gravi difficoltà economiche. Quelli lo potevano fare con le rottamazioni. No, con la rottamazione no, perché dovevi pagare il 70% dell'intero importo in sei mesi. Ma chi ce li ha i soldi? Ma non era sempre così. Ci scandalizziamo del condono quando abbiamo fatto la voluntary disclosure, consentendo a gente che aveva portato milioni di euro all'estero di ritornare pagando poco. Preferisco aiutare i poveri cristi che sono in Italia. E io sono convinto che in questo pubblico e tra chi ci ascolta a casa c'è un sacco di gente che andrebbe, pagherebbe quel poco per rimettersi in chiaro. Lei valuta che tra il pubblico di qua e a casa ci sia pure chi le tasse le ha pagate con, ma certamente, con regolarità? Ma certamente, se la pagate ha potuto farlo. C'è gente che ha perso l'attività, c'è gente che si è suicidata, lei valuta l'ipotesi che ci sia anche gente che non l'ha voluta. Ragazzi, abbiamo sfrattato uno come Bramini, gli abbiamo tolto la casa in questo paese. Mi perdoni, lei valuta l'ipotesi che ci sia pure gente che invece non ha voluto pagare? Ma chi non ha voluto pagare non rientra tra i piccoli contribuenti in gravi difficoltà economiche. Perché come li valutate? Perché li valutiamo a seconda della condizione in cui stanno. Se hanno una persona cassa integrata a casa, se hanno perso il lavoro, se hanno dei figli minorenni, se hanno la casa, se sono in affitto, se hanno il mutuo. Ma stiamo parlando di nero. Ma quale nero? Non è gente che è in regola con la dichiarazione dei redditi. Il problema del paese è che la gente ha dichiarato l'imposta e non ha potuto pagarla. Piccola pausa, e poi si parla di banche, là pure. Ciao Giovanni, sono tornato e visto. Sono il tuo gnocchettino Andreoli, in famiglia siamo due, Vittorino, mio fratello, che è psichiatra, e io, che sono matto. Direttamente. Come vedi, sono nel mio studio, sto lavorando a un caso che mi sta impegnando fondo, lo vedi lì, lo vedi di qua? Di là. Di là, È Silvio Berlusconi. Ah. Me l'ha segnalato, è un caso difficile. Me l'ha segnalato il padre di una ragazza di Aosta, che donando a Berlusconi un quadro e un tipico cavallino in ceramica si è sentito rispondere «preferisco tua figlia». È il classico esempio di persona in stato confusionale, affetta da chiodo fisso. Ho fatto una gran fatica per farlo entrare nel mio studio. Per metterlo a suo agio, durante la seduta, ho dovuto attaccarmi al palo della lap dance. Mi sono dovuto travestire da Croce Rossina e lui mi metteva i soldi dentro un reggiseno, una scena orrenda, è stata una seduta impegnativissima.
Ma Berlusconi adesso soffre della sindrome dell'abbandono. Mi ha raccontato che nell'ultima settimana, oltre a Salvini, l'hanno abbandonato Dudù e tutto l'elettorato della Val d'Aosta. Sì, non c'è più nessuno. Lui ha un'invidia patologica verso Salvini, ha l'ossessione di Salvini, ma soprattutto per una cosa: l'Isoardi stira le camicie meglio della Pascale, me l'ha detto lui. E poi mi ha raccontato una cosa tremenda, tremenda, Giovanni. Lui all'asilo era il più alto di tutti, poi gli altri sono cresciuti e lui è rimasto così. Questo è vero. Il suo problema. Ma lui ha un grosso problema, Giovanni. Ha un grosso problema che con la riabilitazione politica lui è convinto di essere tornato quello di prima, quello di 8 anni fa. Non è così. Ad esempio, lui cerca di evadere il fisco come prima, ma non ce la fa. Versa tutte le tasse. È l'ombra di se stesso, Giovanni. La finanza gli fa i controlli e trova tutto a posto, lo abbraccia perché lo vedono così e lui ci rimane male, male. Ti faccio un esempio, per delineare il quadro clinico, mi ha detto che Sorrentino ha fatto un film su di lui. Lui è andato al cinema per vederlo, la gente ha visto che c'era Berlusconi in sala, continuava a chiamarlo e lui pensava per un autografo, invece gli chiedevano una bottiglietta d'acqua, i popcorn, una tristezza. Io l'ho chiamato sovrappensiero, l'ho chiamato Renzi. Lui voleva andarsene, mi ha chiesto la fattura. La fattura, signori miei, è irrecuperabile. Settimana scorsa ha chiesto a Mattarella di dargli l'incarico da premier. Mattarella è stato portato via dalle risate, ha avuto le convulsioni, ti rendi conto? È in uno stato penoso. Avrei sicuramente letto di quella signora di 88 anni che gli ha dato 3 milioni di euro in eredità. Era una bufala, l'ho fatta circolare io per ridargli l'autostima. Lui stava già meglio. Poi un giornalista precisino è andato a controllare e ha capito che non era vero. Ma il punto di non ritorno è stato quando mi ha chiamato dottor Vespa. E ha insistito perché tirassi fuori il plastico del ponte sullo stretto lì. Ho capito che non avevo più strumenti. Ho usato la risonanza magnetica tridimensionale e il risultato è pazzesco. Le sue particelle cerebrali hanno i capelli finti. Ho usato una tecnica infrarossi, le sue sinapsi hanno lanciato in circo una molecola minorenne inseguita da un neurone che voleva toccarlo. Ho provato ogni cura, ma adesso finalmente ho trovato la cura che fa per lui, per farlo felice. Ogni giorno lo travesto da socialista, gli dico che siamo davanti all'hotel Raphael, lo faccio uscire un attimo dalla porta, lo faccio rientrare, gli tiro una manciata di monetine e lui è contento. È contento come una Pasqua. Come una Pasqua, ma non sarà più lui. Ciao Giovanni, me ne torno nell'inconscio. Ciao. Non sarà più lui. Allora, sono rimasti con noi Mario Giordano, giornalista e saggista, collegato Emiliana Alessandrucci, presidente Colaf, Emanuela Bertucci, avvocato Aduc, e vi presento Gaia De Laurentiis, la riconoscete tutti, presta teatro con Alle 5 da me, prima agosto al Festival di Borgo Venezia e novembre in tour. Io e Ugo Di Chiero. Certamente, benvenuta. Allora, paura, parliamo di banche, di tassi, di conti correnti, se risale lo spread, che succede al mutuo di casa? Andrea Scazzola. Casa nuova, non nuovissima, acquistata nel 2015, col mutuo. Sì, un mutuo a tasso variabile, ma di fronte all'incertezza dei mercati, meglio essere prudenti. Io ho iniziato con un mutuo a tasso variabile, pagavamo 1,3, ad oggi a un tasso fisso 1,650. Quindi è più alto. È più alto, però se i tassi di interesse salgono molto, noi siamo al sicuro, ecco. C'è comunque un po' di preoccupazione oggi. Quando lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi torna a salire, la preoccupazione c'è, e anche per il mutuo di casa è più sicuro. Sicuro il tasso fisso, e chi chiede un nuovo mutuo dovrebbe prepararsi a pagarlo più caro. Più i tassi dei titoli di Stato italiani sono alti nel paese,
più tutti i tassi sono alti nel paese, anche i mutui aumenteranno i tassi. Facciamo un esempio. Prendiamo un mutuo da 120.000 euro su una durata di 20 anni. Quindi ad oggi il tasso migliore è un 1,65, il che significa pagare un ammontare di interessi in 20 anni pari a circa 21.000 euro. Ma se il tasso dovesse salire a quello raggiunto dopo la crisi del 2011, si arriverebbe al 4%. Al 4% su esattamente lo stesso mutuo, il cliente andrebbe a pagare 54.000 euro di interessi. La differenza sono ben 33.000 euro. Più del doppio. Più del doppio. Allora, Mario Giordano, cominciamo da te. Lo spread sta salendo in questi giorni, c'è da preoccuparsi? Oggi un po' di meno. Sta salendo in realtà un po' in tutta Europa, non sta salendo solo in Italia. Io credo che dietro questo enfatizzare lo spread ci sia un giochino anche di ricatto. Mi permetto di leggere una nota che ha mandato pochi giorni fa una delle principali banche italiane. Dice: il livello attuale non è certo da panico, rappresenta soltanto un ritorno ai livelli medi di fine 2017. Ben prima della pubblicazione del programma Lega 5 Stelle, le nostre proiezioni di fine anno erano di 180, livello che pure stimiamo non recherebbe danni degni di nota. Allora, non preoccuparsi, dice Mario Giordano, ma è possibile trasformare un variabile in fisso? Sì, è possibile cercare di rinegoziarlo, però chi sceglie il tasso fisso inizialmente lo fa come una filosofia di vita, cioè per avere la sicurezza che nulla si muoverà, e quindi corrispondentemente chi ha scelto un tasso variabile si è accollato delle oscillazioni dei mercati. Quindi il rischio nell'inseguire l'attualità, quello che accade settimana per settimana senza guardarla in un medio tempo un po' più ampio, è che si finisce come quando siamo in autostrada e cerchiamo di cambiare corsia freneticamente perché c'è traffico e vediamo che l'altra fila scorre più veloce. Corriamo il rischio di finire sulla fila che rimane sempre più lenta. Gaia De Laurentiis, una volta era più semplice fare un mutuo, no? Sì, no, ma il modo in cui l'avvocato spiega è proprio quello perfetto per me. Tanto io non ho mutuo, per cui il problema era più semplice, non lo so. Di certo oggi siamo bombardati da informazioni, forse crediamo di sapere, ma questo in generale, non solo per quanto riguarda l'economia o in questo caso particolare per il mutuo. Siamo bombardati di informazioni e forse pecchiamo un po' di presunzione, salvo poi rimanere scottatissimi. Sempre informarsi. Ad esempio, prendere soldi in prestito quando risale lo spread, per l'Alessandrucci, Gilles De Verini. Questo che vediamo è l'andamento dello spread dei titoli italiani rispetto ai bund tedeschi dal maggio del 2016 a oggi. Questo valore piano piano si è appiattito, quindi è diminuito, quindi c'è stata maggiore fiducia fino agli ultimi giorni, dove purtroppo la fiducia comincia nuovamente a essere meno forte. Lo avevamo dimenticato e invece è tornato a far parlare di sé. Lo spread negli ultimi giorni è schizzato in su, e se lo spread sale vuol dire che lo Stato italiano deve pagare più interessi per piazzare i titoli di Stato. Questa curva viola che è salita rappresenta di quanto è aumentato in un anno il tasso di interesse. Ma lo spread finisce anche sulla nostra pelle, perché se le banche sono costrette a pagare tassi più alti per trovare soldi, girano poi questi costi sui prestiti alla clientela. Non solo sui mutui, ma anche sulle cessioni del quinto, i prestiti personali e finanziamenti. Non deve preoccuparsi chi ha già sottoscritto un prestito a tasso fisso. Deve invece farsi bene i conti chi ha scelto un tasso variabile e chi ha intenzione a breve di accedere al credito. Chi deve prendere prestiti pagherà più interessi rispetto a un anno fa. Allora, Emiliano Alessandrucci, come diceva la De Laurentiis, no, alla fine dovremmo informarci su queste cose importanti. Informarci sì, però poi prevedere tutto quello che avverrà è complesso e complicato. Diciamo che, come diceva l'avvocato Bertucci, la cosa più certa è il tasso fisso. Sì, pago un po' di più, ma so sempre quanto pago. Però è vero pure che poi paghi di più. Allora magari si potrebbe pensare ad un variabile protetto, dove oltre una certa percentuale non vai. Quello potrebbe essere già più conveniente. Io voglio dire una cosa, sono contenta di quello che leggeva prima il direttore, e dice: non arriveremo mai a quel 4% che ci fa triplicare gli interessi. Ma il problema è che oggi le famiglie vivono talmente alla terza settimana che anche un semplice innalzamento degli interessi non è più adesso sostenibile. Adesso potrebbe essere più grave anche quell'1-2% di quanto fu all'epoca. Mario Giordano, cosa rischiano i privati?
No, no, sicuramente il rischio non è un aumento, come sappiamo e come abbiamo visto, automatico, però sicuramente il rischio c'è, ed è vero che ormai le famiglie sono così stressate che basta poco per metterle in difficoltà. Dico anche attenzione, perché molto spesso l'arma dello spread è stata usata come forma di ricatto per imporre poi delle politiche che sono costate anche molto di più di quell'1% che eventualmente aumenta il rischio. E intanto vediamo l'uso che viene fatto. Vediamo chi invece sta al riparo. Cristina Buonvino. In questi giorni sui giornali si è letto che nelle banche interne alla Camera dei Deputati e al Senato i parlamentari si sono messi in fila per accedere ai mutui con tassi agevolati. Negli articoli si parlava di un tasso dell'1% che sarebbe un vero privilegio per i mutui a 20 o 30 anni. Ma c'è altro, perché se tutti i cittadini per acquisire un mutuo da un'altra persona devono presentare delle garanzie, non è così nel caso di un mutuo acceso da un parlamentare nelle banche interne. Il parlamentare, se accende un mutuo, può accedere il proprio mutuo a un'altra persona. Questa è un'altra cosa che ho scoperto che si può fare. Questo vuol dire che il parlamentare può aprire un mutuo e poi passarlo sì, a un parente. Esattamente. E anche il conto corrente per i parlamentari è un privilegio. Tutto è a costo zero. Per costo zero si intende? L'apertura non ha nessun costo, per i bonifici non sono previste commissioni. Totalmente a costo zero. E non finisce qui. Era venuta fuori un altro privilegio, cioè era una concessione, ve l'ho scoperto, sino a 115.000 euro con un tasso appena il 2%. Allora, Mario Giordano, pure le questioni bancarie suonano diversamente per le Camere. Sì, mi stupisce che sia stato ancora mantenuto, l'ho scoperto e l'ho visto anche in questi giorni, perché se n'era parlato molto nel passato e pensavo che invece si fosse intervenuti. C'è questa agenzia in particolare, un'agenzia in particolare, in cui pare che in questi giorni ci sia stata la coda, l'assembramento da parte dei deputati per godere di questo privilegio, e anche perché i parlamentari in questi 2 mesi e mezzo non hanno avuto un granché altro da fare, quindi hanno potuto curare assai bene il loro interesse. Gaia De Laurentiis, sono cose che colpiscono, non in momenti come questo. Colpisce che piova sul bagnato. Semplicemente. Però o penso di vivere in un paese di folli o ci sarà bene un perché, cioè mi piacerebbe anche sentire l'altra campana. Giordano. Non c'è il perché, dice Giordano. Non si capisce, nel senso che credo che sia rimasto, nel senso che sono stati fatti alcuni interventi sui privilegi, penso alla buvette, penso ad alcuni interventi che sono stati fatti, questo secondo me invece è rimasto un privilegio. Beh, senza nessuna giustificazione. Avvocato, è facile accedere a condizioni agevolate altrimenti? Per il comune cittadino assolutamente no, ecco, rispetto al conto corrente di cui si parlava nel servizio, l'accesso al conto base ce l'hanno soltanto gli anziani che hanno un determinato reddito massimo, quindi a costi totalmente zero. Poi al privato cittadino che chiede un prestito qualsiasi, chiedono un certificato di sana e robusta costituzione economica, cioè quindi la valutazione del merito creditorio, che è oggettivamente imponente, e sicuramente non ci sono poi condizioni così agevolate in punto di tassi. Ma può essere anche colpa nostra quando cerchiamo di soldi facili. Alice Cristiano. Una truffa lunga quanti anni? Parliamo di 12 anni comodi. 12 anni di soldi messi nelle mani di un broker finanziario che fingeva di investirli. È successo a Modena, ma il sistema, chiamato schema Ponzi, è universalmente conosciuto. In totale di quanti soldi parliamo? 110-120 mila euro. Sostanzialmente cosa dice? Non ti faccio guadagnare milioni di euro, però ti faccio guadagnare un 2-3% che ogni anno comunque ti fa ottenere un capitale. Dopodiché il giro viene allargato perché i clienti si fidano, e quindi è tramite un passavoce. Una truffa, una catena di Sant'Antonio alimentata dai soldi che il broker versava ai suoi clienti fingendo fossero gli interessi maturati. E questi soldi di chi erano? Erano di altri clienti che come me magari davano lui del vestito. Poi il banco è saltato. Parliamo di una persona che ha lavorato tantissimi anni sul territorio, avrebbe accumulato un patrimonio sui 7 milioni di euro, che poi non è stato trovato. Un patrimonio alimentato dai soldi di Gianni, che in questa catena aveva inserito anche i risparmi di moglie e figlia. Gli dicevo sempre: non fidatevi degli altri, se fidatevi meglio, io ho creato questo problema. Allora, Alessandrucci, quando i guadagni sono troppo facili bisognerebbe diffidare, no? Però non è facile accorgersene.
Mi ricorda molto il fatto di qualche decennio fa, le famose piramidi, se vi ricordate, sì. No? Dove c'era il passaparola che sembrava l'investimento della vita e poi ha fatto crollare anche economie di interi paesi. Il punto è che mi dispiace per quel signore, però è responsabile di quello che gli è successo. Noi non possiamo tutelare in assoluto gli investimenti incauti. Quello è un investimento incauto. C'è poco da fare. Gaia. Mi è stato detto più volte la legge non ammette ignoranza ed è sottoscrivo, è vero. Però è anche vero che è molto, molto, molto difficile anche solo comprendere. Ci sono dei controlli, Giordano? Troppo pochi, soprattutto c'è troppo poca, come dire, troppo poche volte vengono puniti coloro che fanno, perché è vero, c'è una responsabilità anche di chi non è abbastanza colto e non conosce abbastanza cose, ma c'è una responsabilità molto maggiore di chi mette in pratica questi meccanismi e che non sempre viene punito come bisognerebbe. Avvocato, è sempre troppo tardi quando uno se ne accorge. È sempre troppo tardi, ma soprattutto questo tipo di condotte è reato dal 2005. Il problema qual è? Che diventa troppo tardi anche per le indagini, perché c'è una forma di sodalizio fra l'investitore che dà i soldi e il proponente l'affare. Cioè, sono degli affari con documentazioni fumose, promettono ingenti guadagni. Quando si comprende che è uno schema Ponzi, l'investitore tende a incassare e a lasciare la palla, cioè non essere quello che rimane poi nel mare magno della base. E quindi si viene a sapere che è uno schema Ponzi quando ormai è troppo tardi e magari è fuggito anche il... Guardate, si è parlato tanto di Veneto e di Etruria, ma c'è anche Banca Nuova e Gil De Verì. Signora, non valgono più nulla. Dico, come? No, signora, ma non si preoccupi perché risaliranno. Mi sono sentita veramente le gambe che mi facevano Giacomo. Questa storia inizia in Veneto e continua molti chilometri più a sud, in Sicilia, perché Banca Nuova, dove Rosa aveva comprato un bel pacchetto di azioni, aveva la maggior parte delle filiali in Sicilia, ma era controllata da una banca veneta, la Popolare di Vicenza. Le pensava di star comprando prodotti della Banca Nuova? Ovvio. Ovvio. Invece ovvio non lo era per niente, perché Banca Nuova ha venduto a centinaia di suoi correntisti azioni della Popolare di Vicenza senza che se ne rendessero conto. Il cliente si presentava per chiedere un mutuo o un finanziamento e gli veniva proposto, o meglio caldeggiato, di acquistare quasi sempre il pacchetto minimo di 100 azioni per diventare socio. In molti casi i contratti di acquisto non facevano riferimento esplicito all'Istituto Veneto e così quando gli azionisti della Popolare di Vicenza sono stati azzerati sono finiti anche tanti ignari risparmiatori siciliani. Alcuni stanno tentando la via del risarcimento in sede civile, ma riavere soldi indietro non sarà facile. Quanto ho perso? Sono 60.000 euro. Mi sono sacrificata una vita per non avere neanche una lira da parte. Ci penso sempre, anche perché la notte non dormo. Direttore Giordano, di questa banca non avevamo ancora sentito parlare. Ogni volta ne vai a cercare e ne trovi una nuova. Ci sono altri casi così che possono scoppiare? A questo punto temo di sì, perché ne abbiamo visti scoppiare uno dopo l'altro, perché mi sembra che fosse un meccanismo abbastanza, come dire, diffuso su tutto il territorio, cioè il meccanismo era poi uguale, no? Cioè si prendevano i clienti e li si convincevano a fare delle operazioni che mettevano a rischio i loro risparmi. Loro pensavano, si fidavano, perché in questi casi, rispetto al caso precedente dove c'è una figura che insomma uno potrebbe essere avvertito, in questi casi invece era la banca del posto, era la persona di fiducia, e quindi l'atteggiamento di chi inganna è ancora più grave rispetto a prima. Gaia. Lo trovo comprensibilissimo, nel senso che, vabbè, noi viviamo in una grande città, abbiamo accesso a delle informazioni, però ancora credo oggi, l'Italia è fatta di tanti paesini, dove poi il punto di riferimento che cos'è? La chiesa, il medico, la banca, perciò ti fidi non solo della banca, ma proprio del signore che vedi ogni giorno. Perché è quello che tu incontri dopo. Ma quando succede, questi risparmiatori hanno una qualche possibilità di recuperare? In questo caso è abbastanza dubbioso e difficile, perché Popolare poi è stata acquisita da Intesa e quindi tiene via tutti i crediti cattivi, come si suol dire. E può valere la pena fare causa, però sapendo che anche quello è a sua volta un rischio, perché la giustizia è lunga ed incerta e quindi finisce che ci potremo ritrovare con una sentenza sì vittoriosa che ci dà ragione, ma che diventa un quadro che possiamo appendere al muro, perché poi non abbiamo dove andare a riprendere questi soldi. Thank you.
E poi fare causa costa. Costa, richiede tempi lunghissimi e richiede anche incertezza. Sono spese, già hai perso i soldi. E in più devi andare pure a fare causa. Mario Giordano, ora ti do la parola. Guarda che fine hanno fatto le obbligazioni convertibili Etruria e Gilles Deverin. Avete mai sentito parlare di obbligazioni convertibili? Si tratta di obbligazioni che possono essere trasformate in azioni. Banca Etruria le ha vendute a tanti, spesso taroccando il loro MiFID, il questionario in cui si dice quanto si vuole rischiare. In questo MiFID il profilo era medio, un mese dopo, e il profilo è venuto medio-alto, per cui è stato possibile vendergli le obbligazioni convertibili. E io non volevo rischiare. E invece le obbligazioni convertibili rischiose lo sono parecchio, per questo rendevano il 7%. Nella maggior parte dei casi le obbligazioni convertibili vengono trasformate in azioni quando chi le possiede lo decide. Non è andata così per quelle di Banca Etruria. Le obbligazioni venivano convertite nel momento in cui alla banca era necessario avere ulteriore capitale, quindi l'investitore che pensava di riavere il proprio denaro in realtà si è trovato ad avere dei titoli azionari. E tutto questo nel contratto c'era scritto? No. E così quando le azioni sono state azzerate non solo hanno perso tutto, ma non hanno neanche avuto alcun risarcimento. È lecito rischiare, ma una cosa è avere la consapevolezza e una cosa è avere la consapevolezza di averli messi al sicuro e ritrovarti con un pugno di mosche in mano. Ecco direttore, allora questo tipo di obbligazioni esistono ancora oggi e non sembrano adatte ai piccoli risparmiatori? No, non sembrano adatte, come dicevamo prima, proprio quello pensavo, no? La maggior parte di queste persone sono state ingannate, truffate è la parola esatta, perché si fidavano e non sapevano che prendevano dei prodotti che invece erano a rischio. Queste persone non sono riuscite a recuperare, non riescono a recuperare i loro soldi, mentre invece, visto che si parlava di Veneto Banca, ricordiamo che Intesa, come abbiamo raccontato mille volte, ha preso Veneto Banca per un euro, quindi poi alla fine qualcuno che ci guadagna a danno dei risparmiatori c'è sempre. Bertucci, se uno le possiede deve controllare che il rischio che si prende sia remunerato in modo adeguato, come si fa? Chi si ritrova azionista a propria insaputa, azionista proprio malgrado, come in queste situazioni, deve immediatamente comprendere che è completamente cambiato lo scenario del proprio investimento, perché da un investimento sicuro si passa ad un investimento ad altissimo rischio. E allora forse la domanda è un investimento remunerativo, non è quella corretta. Io voglio rimanere in un investimento che è così rischioso? E allora consiglio, come abbiamo detto più volte nella sua trasmissione, di affidarsi ad un tecnico. Cioè noi andiamo dal medico quando stiamo male, andiamo dall'ingegnere per farci costruire una casa solida, ugualmente dobbiamo affidarci ad un professionista di quando nostra fiducia. Quando vogliamo investire. Alessandrucci. Volevo dire che ovviamente uno dei segnali chiari è il 7%, no? Abbiamo visto che c'è un interesse del 7%, dice ah che bello, ecco, davanti nessuno regala nulla, abbiamo visto tanti casi di questa natura, quindi il primo allarme è: voglio fare un investimento molto rischioso che mi rende molto? Sì, e però ti riassumi il rischio. Voglio fare un investimento più sicuro che mi rende meno, allora il 7% non va bene. Il servizio che abbiamo visto, dico quest'ultima cosa, dice, l'avvocato dice, effettivamente non c'era scritto che sarebbero diventati appunto azioni. Allora io dico, questa è una truffa di Stato che ha creato un danno anche alle banche serie, perché ormai il legame di fiducia fondamentale che c'è tra la banca e il cittadino è leso, anche dove quel legame invece è fondamentale, serio e corretto. Ma poi l'importanza... I primi ad arrabbiarsi dovrebbero essere le banche serie. L'importanza di essere così assistiti da un tecnico, nel mio caso da una badante, perché per me è cinese. E oltre comunque, l'avvocato. Perché anche nel caso fosse stato scritto, come è scritto? Perché ci sono fiumi di parole incomprensibili anche per la gente così comune come me. Ad esempio, attenti ai fondi a cedola, Silvia Ciuffolini. I fondi a cedola sono forme di investimento che garantiscono una cedola, cioè danno al risparmiatore una quota fissa ogni anno fino alla scadenza del prodotto. Sembrerebbe tutto positivo, invece in molti casi c'è il trucco. La cedola rappresenta una sorta di rimborso anticipato
almeno in parte di quello che è il capitale investito. Tutto dipende dal rendimento del fondo. Se è insufficiente per pagare le cedole, allora si intacca il capitale del cliente, che scoprirà la brutta sorpresa solo alla fine. In molti casi il capitale restituito sarà effettivamente al netto delle cedole e anche dei costi. Prendiamo un risparmiatore che ha investito 10.000 euro in un fondo a cedola della durata di 5 anni. La quota annuale che riceverà è di 500 euro, in totale 2.500 che vengono tolti dal suo capitale. Poi ci sono i costi, tra quelli di collocamento e gestione sono 1.050 euro, altri soldi che perde. Ipotizziamo che il rendimento sia dello 0,6% l'anno, cioè il guadagno minimo di un investimento prudente. Significa 300 euro in più, ma sono poca cosa. Il capitale che gli verrà restituito infatti sarà pari a 6.750 euro, parecchie caramelle in meno. Allora, avvocato Bertucci, cedola garantita in realtà significa che si possono perdere i soldi? Certo, perché la cedola che ci viene staccata, che ci sa di investimento sicuro, ma non necessariamente lo è un utile soltanto se il fondo sta andando bene, il fondo a cui questi investimenti si appoggiano. Altrimenti ci stanno restituendo i nostri soldi e quindi si crea un equivoco nella mente dell'investitore medio che ha bisogno della badante, enorme, pensa di guadagnare e invece ria indietro i suoi soldi. Giordano, meglio tenerli sul conto corrente a quel punto. Sì, però il conto corrente, oddio, attenzione, perché con i costi che crescono il conto corrente ormai uno rischia di vederli sparire anche lì e quindi non lo so se è così, così sicuro. Piccola pausa. Mezzanotte 2, quasi mezzanotte 3, già mercoledì, Dixia Portel. Eccoci, allora, eccoci con i giornali e c'è un nome che rimbalza da una pagina, da una prima pagina all'altra, quello di Giuseppe Conte, l'indicato premier nei guai per le dichiarazioni non confermate sui suoi studi all'estero. Vi mostro subito il Corriere della Sera, si apre il caso del curriculum Conte in bilico. Stessa cosa sulla Repubblica, Conte tradito dal curriculum. Libero ci racconta la stessa notizia, la stessa storia, però con dei toni decisamente diversi. Le vanterie del candidato Conte, un laureato così non lo merita neanche l'Italia. Invece il Sole 24 Ore fa un passo avanti e ci porta in Europa, a Bruxelles, sulle riforme niente marcia indietro, perché oggi arrivano le pagelle sui conti dall'Europa che ricorderà all'Italia gli impegni da rispettare su debito e ripresa, perché insomma mentre la politica arranca la realtà e i problemi corrono. Buonasera, benvenuto Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos. Cosa abbiamo domandato agli italiani Buonasera. Questa settimana? Buonasera Nando. Domande sul nascituro governo 5 Stelle Lega. Abbiamo chiesto innanzitutto agli italiani se gradiscono questo esecutivo che sta per nascere. Lo vediamo con il cartello numero 1, il paese è diviso, il 50% non gradisce questo governo, questo possibile esecutivo, il 44% viceversa è di parere opposto e quindi lo gradisce. Da sottolineare che rispetto al bacino elettorale dei due partiti che ha toccato il 35% degli italiani, il consenso è un po' più ampio e quindi nasce con un consenso leggermente più ampio rispetto al bacino elettorale di partenza. E poi abbiamo chiesto, ma il governo riuscirà a promettere, a realizzare quanto è stato promesso? Lo vediamo con il cartello 2, il 44% è scettico, pensa che il governo non riuscirà a realizzare le promesse, 39% di parere opposto è molto fiducioso, mentre 17% non si esprime. E da ultimo, delle diverse proposte che sono state inserite nel progetto, nel contratto di governo, quale ritengono più auspicabile? Lo vediamo con il cartello 3. L'eliminazione della legge Fornero al primo posto con il 41% delle preferenze degli italiani, il 17% la flat tax, il 14% la pace fiscale, il 13% il reddito di cittadinanza, ma il 15% non si esprime in proposito. Davanti a tanto ben di Dio non sa cosa scegliere. Grazie Nando, torniamo con Riccardo Iacona, giornalista di Rai 3, Presa Diretta, lo conoscete, autore di Palazzo di Ingiustizia, edito da Marsilio, e con noi anche Mario Tozzi, che già abbiamo avuto, geologo, autore del libro L'Italia intatta, edito da Mondadori. Vedremo che le luci e ombre di questo paese, la giustizia e l'ingiustizia, si intrecciano nella cronaca e nell'ambiente. Iacona, cominciamo da lei. Di cosa parla il libro? Beh, intanto è la storia di un magistrato, di un grande magistrato, Alfredo Robledo,
ex procuratore aggiunto della Procura di Milano, a capo del secondo dipartimento, quello che ha ereditato le inchieste di Mani Pulite, il magistrato che insieme a Fabio De Pasquale è stato l'unico a condannare Berlusconi per i diritti Mediaset fino in Cassazione, che poi è stato cacciato dalla Procura di Milano, no? E del suo conflitto con il suo capo, Edmondo Bruti Liberati, di Magistratura Democratica. È la storia di un esposto coraggioso che questo magistrato ha fatto al CSM, che io sono andato a vedere, un materiale giornalistico pazzesco, e ci interessa tutti da vicino perché è la storia di come l'autonomia della magistratura e dei singoli PM sia stata via via intaccata. Su quali inchieste? Naturalmente sulle inchieste dove c'è sensibilità istituzionale, sensibilità politica, cioè quando le inchieste vanno a toccare i poteri forti della politica e dell'economia. Ecco, bravo. Qual è il danno che ha... questo succeda, ecco, alla Procura di Milano? È veramente incredibile, qual è, no? Dal tuo punto di vista, il danno che ha subito il funzionamento della giustizia? Ma guarda, diciamo, noi abbiamo passato anni a difendere i magistrati, no? Dagli attacchi scomposti della politica, in particolare di Berlusconi. Oggi abbiamo scoperto, anche con questo libro, che la politica è riuscita a entrare, diciamo, e a condizionare anche le inchieste in maniera ancora più sottile. E questo attraverso il CSM. Cioè, con uno scambio con le correnti. Sai che già con la legge di Renzi, il prepensionamento, sì, si sono liberate 700 figure apicali. È questo. Cioè, immaginiamo cosa possa succedere. Come vengono elette queste persone è una parte molto importante di questo libro. Ci torniamo. Mario Tozzi, a proposito di giustizia, qual è l'Italia intatta? Ah, beh, questo è un bel problema. C'è un'Italia in cui l'aspetto della giustizia viene trattato in maniera primordiale, pensa un po', mi viene in mente questo, perché in una parte della Sardegna si dice che sia ancora in vigore un codice barbaricino, no? Dove la giustizia non corrisponde alla legge. Cioè, c'è una cosa che è giusta, ma non per questo è legale. Questa cosa mi ha colpito nei miei giri perché non mi rendevo conto come può esserci questa separazione. E effettivamente per loro c'è, in qualche caso si porta ancora indietro. Tu dici, è un libro contro il paesaggio a favore della natura, perché? Contro, naturalmente, tra virgolette, l'Italia, certo, è tutta paesaggio, evidentemente, cioè è natura trasformata dall'uomo. Io però penso, e cerco di dimostrare attraverso il libro, che c'è ancora un'Italia non toccata, cioè quella primordiale, un residuo dell'Italia primordiale, a cui noi apparteniamo per radice, prima ancora che la nostra culturale, secondo il mio modo di vedere, cioè ancora più indietro sta, ecco, quella non toccata sta nei paesaggi come questo, tu lo vedi in Sardegna, effettivamente è la regione che ha più parti, diciamo, non toccate, no? O poco toccate dall'uomo. Diciamo che sfondi una porta aperta. Ecco, serve la legge per tutelare al meglio il territorio poi, no? Allora, le leggi peraltro in parte ci sarebbero già, solo che vengono disattese come quasi regola da noi. Cioè, abbiamo una buonissima legge sulla tutela delle aree protette, la 394, che per fortuna non è stata toccata come si voleva fare, e cioè abbiamo anche delle leggi che cercano di stabilire quanto devi stare lontano dai fiumi, quanto ti devi mantenere in sicurezza. Qui torniamo in Sardegna, abbiamo sempre i paesaggi del Sulcis e l'Ingrasiente, di Piscinas, quei posti meravigliosi che ancora sono intatti, no? Proprio veramente intatti. Anche se qui l'uomo un po' ha fatto. Spesso in Italia la natura è stata conservata dalla bandita di caccia, dal campo minerario, dal penitenziario. Sì, pensa sono come stati cosa... anzi riabilitati nei campi minerari, sono stati trasformati. Si sono conservati così. Perché questa è una delle chiavi del vivere la giustizia, trovare l'equilibrio, nel caso dell'ambiente l'equilibrio tra sviluppo e ambiente, no? Ma la giustizia è sempre un lavoro di tentare di trovare un equilibrio, o no? Sì, questo è vero, il codice penale si interpreta, no? Però, diciamo, il controllo di legalità si dovrebbe esercitare il più vicino possibile a quella famosa frase che campeggia nelle aule dei tribunali, cioè la legge è uguale per tutti. Oh, c'è, no, poco da fare. Questo è il punto, e su quello, diciamo, che c'è tanta inquietudine. E poi c'è il secondo aspetto, e questo tocca molto l'ambiente, che parallelamente, mentre la politica entra nei palazzi di ingiustizia, la macchina della giustizia non funziona. Per cui le sentenze non arrivano, vanno in prescrizione o quando arrivano è troppo tardi. Questo colpisce moltissimo molto i reati ambientali, che quasi regolarmente non vanno mai a sentenza. È vero, sono proprio... No, è ancora peggio, perché si è talmente tanto sicuri dell'impunità che tra l'abusivismo che... dal punto di vista del codice è un reato e tutte le aggressioni al paesaggio e alla natura italiana, per questo poi ce n'è rimasta poca, si è così sicuri dell'impunità che nemmeno ci si pone più il problema che quella cosa che stai costruendo, magari la tua seconda o terza casa, è qualcosa che non ci potrebbe stare. Sai, ho provato a tradurre a degli amici ingegneri finlandesi la parola condono, edilizio era in quel caso. Mica c'è un termine, ma nemmeno in inglese e in francese. Abbiamo sentito parlare di condono anche, diciamo, prova con nel pace fiscale del nuovo governo. Prova con pace fiscale, fiscal peace. Ecco. Sai,
Noi abbiamo assistito, Riccardo, in questi anni a tantissimi processi che hanno toccato uomini politici molto importanti, li abbiamo vissuti in televisione, abbiamo sofferto, tifato per una parte o l'altra, poi molti di questi sono finiti nel nulla. Eh sì, perché diciamo la macchina della giustizia, nella cucina della macchina della giustizia si cucinano le prescrizioni, si cucinano, gli avvocati sono molto bravi, diciamo, a sfruttare le criticità strutturali di questa macchina che la politica non ha mai voluto mettere in ordine. Eppure ci sono provvedimenti semplici anche a costo zero che potrebbero garantire una giustizia più veloce ed efficace. Questo ha delle conseguenze gravissime perché alimenta l'illegalità diffusa nel nostro paese e impedisce la nostra credibilità internazionale. Molti investitori non vengono qui perché la giustizia non funziona. Tozzi, un altro esempio che ci è venuto in mente è quello dei terremoti, no? Anche là inchieste su come erano state fatte, su quello che è successo dopo. Poi ci dimentichiamo di tutto e continuiamo a vivere come se nulla fosse successo. Questo è un problema che io pure affronto nel libro, effettivamente, soprattutto per l'ultimo terremoto. Ecco, quello che vediamo qui, appunto stiamo vedendo le immagini di quel terremoto lì. Abbiamo capito ormai che il terremoto di suo non t'ammazza, è la casa costruita male. Ma sembra che l'abbiamo capito soltanto noi che l'abbiamo studiato, perché in questi posti qui, in tanti anni, pur sapendo che tu vivevi in una zona sismica, perché quella era già stata classificata così, pur sapendo che avevi avuto un terremoto molto forte, anche se secoli fa, non si è fatto, non dico un intervento strutturale, ma nemmeno un convegno per dire che cos'è il rischio naturale. Viviamo in un po'... cioè l'Italia è un paese di montagna con rischio naturale che si illude di vivere in pianura senza alcun rischio. Non può funzionare così. Queste tragedie qui sono dovute soltanto a noi, eh? Non dipende dal terremoto, il mostro nel sottosuolo, quello non esiste. Esiste la nostra incapacità di stare Nando in questo. Nando Pagnoncelli è sempre con noi, immagino. Qual è, diciamo, come l'opinione pubblica vive il concetto di giustizia? Questi stanno, due colleghi stanno portando molti esempi dei paradossi che porta il vivere. Qual è il sentimento che hanno gli italiani nei confronti della macchina della giustizia? Ma in realtà è molto ambivalente, perché da un lato c'è una parte rilevante di cittadini che esprime una grande fiducia nei confronti della magistratura e della giustizia, però quando facciamo le nostre ricerche vediamo che chi è incappato, come dire, nella macchina giudiziaria tende ad avere un giudizio decisamente più negativo, per la lentezza, per la burocrazia e poi perché si fa fatica ad accettare sentenze avverse. L'emblema del periodo di scontro tra politica e magistratura è stato il periodo di Silvio Berlusconi, tutti quegli anni in cui ci sono stati tanti processi che lo riguardavano. Cosa cambia adesso che arrivano Lega e 5 Stelle? Bisognerà vedere cosa vogliono mettere nel programma. Quello che hanno messo per adesso, insomma, una parte interessante ha a che fare, diciamo, con l'indipendenza del CSM, anche se voglio ricordare a tutti che la magistratura è un organo dello Stato e si autogoverna, come è giusto che sia. Quindi quella parte spetta più ai magistrati, che devono avere il coraggio di rompere queste correnti che sono dei postifici e trasformarle in posti dove veramente si seleziona il meglio, anche nelle figure apicali. Per il resto, per quello che bisognerebbe fare, per far funzionare la macchina della giustizia e fare in modo che in questo paese non convenga delinquere, cioè per esempio oltre alla prescrizione, il fatto che da noi tutti i processi finiscono in secondo e in terzo grado, in Francia non è così, no? Quello è chiaramente un macigno che impedisce di arrivare a sentenza. Tozzi, il nuovo governo prevedrebbe un ministero del turismo, è importante? Io qui però temo molto, lo scrivo anche appunto nell'Italia Intatta, perché l'Italia è un paese che campa di queste risorse qui, però non possono essere aggressive fino al punto di dover minacciare i numeri chiusi. Noi abbiamo... non tanto a Venezia, tutti la conosciamo la idea di Venezia, ma le Cinque Terre hanno la pressione di 650 turisti per abitante. Ma non lo può sopportare quel carico lì. E c'è anche una maniera diseducativa di fare turismo. Posso dirle due cose, tanto io parlo senza peli sulla lingua. Uno sono le grosse navi da crociera, perché quelle ti portano in un posto, ti scaricano in porti che sono più piccoli del villaggio galleggiante che c'hanno e tu ti illudi vedere un posto. E l'altro sono i pullman turistici nelle città d'arte. Ragazzi, io non so come si possa sopportare questa cosa. Sono una maniera sbagliata di far pensare che in due ore hai visto un posto che ci sono voluti secoli per formarlo, non lo puoi aver visto, ti illudi di averlo visto, non ci tornerai, non conviene a nessuno, tranne a chi usa questi mezzi per entrare nelle città. Quanto, Riccardo Iacona, è diffuso il poco senso di giustizia poi nella cittadinanza comune, perché noi siamo abituati a vedere il cattivo e il giudice buono. Bravo. Che lo insegue. Quanto hai invece? Fatto la domanda giusta, perché... anche perché la giustizia non funziona, questo moltiplica e aumenta il senso di illegalità del nostro paese, per cui
non ci sentiamo poi così tanto colpevoli se violiamo una legge. Adesso stiamo parlando di ambiente, no? Eppure la gente lo sa, no? Io ho fatto una puntata per Presa Diretta dedicata al capitale naturale. Noi in Italia possediamo una cosa preziosissima che gli altri paesi alle nostre latitudini non hanno, per esempio l'acqua. Ma se continuiamo ad aggredirlo, sto capitale naturale, ci tagliamo il ramo. E queste sono violazioni di legge, no? Che però continuiamo a fare. Mario, ci sono esempi positivi però invece da portare? Ci sono esempi positivi anche di tutela e di salvaguardia. Ce l'abbiamo non soltanto nei parchi, perché nei parchi... Ecco, i parchi per esempio funzionano molto bene, secondo il mio modo di vedere, e ci danno molti esempi positivi, cioè il giorno in cui si è tutelato l'ambiente, le persone che ci stanno, le atmosfere, perfino gli animali. L'Italia ha 4 animali simbolo, no? L'orso marsicano, il lupo, la foca monaca e la lontra, che sono quasi spariti da tutto il resto d'Europa. L'eccellenza d'Europa, i parchi italiani. Appunto, noi le conserviamo. Quella è un'Italia eccellente, che è una macchina statale che funziona bene. C'è gente che va al di là, tanti io ne ho diretti due, uno lo dirigo ancora adesso, che va al di là di quello che si richiede a persone che lavorano tutti i giorni, non vengono pagati tante, hanno poche risorse e tutelano il 15% del territorio nazionale. Quello, ecco, se uno può dare un consiglio, quando ti muovi, cercalo il parco, perché quel bollino blu di qualità ambientale non lo perdi. E di qualità effettiva, grazie ai nostri ospiti. Vi ricordo, grazie a voi, vi ricordo Palazzo d'Ingiustizia di Riccardo Iacono, l'Italia intatta di Mario Tozzi. Noi parliamo delle discariche a cielo aperto con Felicia Mammone. Frigo Valley. Da qui fino al cancello della fabbrica ex Stacchini sono tutti frigoriferi sparsi. Non sono solo frigoriferi, vedi? Questo è il cestello delle forchette della lavastoviglie. 60 ettari di terreno, l'equivalente di 80 campi da calcio, sono interamente ricoperti di frigoriferi abbandonati. Siamo nella Frigo Valley. C'è un'enorme discarica, è indecente. E pensare che ci troviamo a due passi dall'autostrada del Sole, la A1, tra le terme di Tivoli e il fiume Aniene. Sono stati scaricati qui più o meno tra il 2010 e il 2013. Queste sono le targhe identificative dell'elettrodomestico, con i codici e con le provenienze da cui si può risalire a chi ha portato qui questi materiali. Noi quando compriamo un elettrodomestico già paghiamo lo smaltimento. Già paghiamo una quota, 5 euro, 10 euro, per lo smaltimento. Quindi già ce lo fanno pagare, ai cittadini lo fanno pagare all'atto dell'acquisto. Paghiamo quindi per un servizio che non viene realizzato. Chi dovrebbe portare i prodotti da smaltire negli impianti di filiera intasca la quota e butta dove trova spazio. In questo caso è veramente esagerato. Qui ce ne saranno 700-800 di frigoriferi. È un'economia. E in questa economia poi ci si mette anche l'inciviltà del singolo cittadino. Allora, sono tornate con noi Gaia De Laurentiis, attrice, conduttrice TV, la conoscete, la vedremo presto a teatro con Alle 5 da me, con Ugo Di Ghero, Borgio Verrezzi, 5 agosto, da novembre in tour. Di cosa parla? Oh, è molto divertente, è una commedia francese di Chesneau. È già l'anno è terzo anno portiamo... Aspetta, cerco di dirlo in italiano. Prova, dai. Abbiamo già messo in scena una commedia di Chesneau, Ugo ed io, con la regia di Stefano Artissunk. L'abbiamo portata in giro per 2 anni, la riprenderemo anche l'anno prossimo. È stato, pare, talmente divertente, ha avuto molto successo, il pubblico si è divertito, che abbiamo pensato di riproporre un'altra commedia sempre di Chesneau. Io interpreto 5 donne e lui 5 uomini. Ah beh, dovete lavorare parecchio. Sorpresa. Allora, l'avvocato Bertucci dell'ADUC, buonasera, bentornata. Buonasera. Si dice, e abbiamo visto questo servizio, no? Sono piccoli oggetti che anche i negozi avrebbero l'obbligo di ritirare, giusto? Sì, dal 2016 per quello che riguarda i piccoli elettrodomestici, i piccoli oggetti, apparati elettrici ed elettronici, lunghi fino a 25 centimetri, quindi comunque di piccole dimensioni, devono essere ritirati secondo il decreto che si chiama 0 contro 1, cioè senza comprare niente gratuitamente. I negozi, i rivenditori che sono grandi, superfici di oltre 400 metri quadrati, sono obbligati a ritirare questi prodotti. Quelli più piccoli ce l'hanno come, diciamo, possibilità facoltativa, però ecco, è bene che incentivino loro per primi la raccolta. Che si diano da fare. Multe che paghiamo tutti, Maria Laura Cruciani. Vedete un'isola ecologica e un prato. Lì sotto c'erano tonnellate di rifiuti per cui l'Italia continua a pagare le sanzioni dell'Unione Europea. Siamo ad Oriolo Romano, davanti ad una delle 68 discariche abusive ancora considerate dall'Europa non a norma. L'Italia quanto paga?
Allora, finora dal 2015 essenzialmente abbiamo pagato 178 milioni di euro. 178 milioni di euro in tre anni? In tre anni. Come funzionano le sanzioni? Quando si apre una procedura di infrazione, l'Italia ha appunto modo per sanare la situazione. Se non lo fa, giunge un secondo pronunciamento, al termine del quale ovviamente arrivano la sanzione forfettaria e le penalità semestrali che si susseguono finché appunto la situazione nel suo completo non viene sanata. Ci spostiamo a poche decine di chilometri e quella che vedete è una discarica abusiva, questa, non ancora sanzionata. Nel 2017 quanti soldi l'Italia ha speso per pagare le sanzioni europee? Abbiamo pagato finora 412 milioni di euro. Una sorta di legge del contrappasso se si pensa anche che poi non siamo in grado di spendere i fondi europei. Allora, Gaia De Laurentiis, sembra che si sia detto è più facile pagare che risolvere il problema, lasciamoli lì. Beh, sembrerebbe che in questo caso lo Stato si comporti come tende a fare il singolo individuo italiano, cioè intanto pago e poi... Però per quanto riguarda i rifiuti, per me è proprio un argomento che mi sta estremamente a cuore, perché ci viviamo quotidianamente. E è vero che paghiamo le tasse, perciò abbiamo diritto a dei servizi. È anche vero, insomma, che siamo responsabili e che noi come singoli individui possiamo concretamente fare qualcosa aspettando poi che il paese faccia qualcosa. Però se il cassonetto della spazzatura è pieno, tu che puoi, perché capisco che la signora anziana non possa farlo, lo metti 200 metri più avanti. E un'altra cosa, una riflessione che ha fatto mio marito pochi giorni fa passeggiando con i bambini, scavalcando i rifiuti. Diceva: i bambini, i nostri figli, si identificano nella famiglia, nei genitori, sì, ma anche nel luogo in cui vivono. È una tristissima constatazione. Furbetti del terremoto, Nicole Di Giulio. Ci sono delle persone che fanno finta di risiedere in questo posto, ma risiedono in un'altra parte, prendono i soldi pubblici e invece aspetterebbero a noi che ne abbiamo diritto. Siamo a Norcia e qui, come a Castelluccio e a Sellano, nell'Umbria colpita dal sisma del 2016, c'è chi dell'emergenza si è approfittato. Persone che prima venivano in case come queste solo in vacanza, ma che dopo le scosse vi hanno spostato la residenza per ottenere il CAS, contributo di autonoma sistemazione, che spetta chi, avendo l'abitazione distrutta dal terremoto, ha trovato un altro alloggio pagando di tasca propria. Attraverso le testimonianze fatte dai vicini di questi soggetti, piuttosto che dalla disamina delle utenze delle loro abitazioni, abbiamo riscontrato che di fatto questi soggetti vivevano in località lontane dalle aree colpite dal terremoto, prevalentemente nella capitale. Magari hanno due o tre case in giro per l'Italia e hanno fatto in modo, non so come facciano, di prendere soldi, perché l'italiano è abituato a fare queste cose. C'hanno le case, ma sono chiuse, case che non sono venuti per l'occasione del terremoto, in pratica. Vengono in villeggiatura 10 giorni l'anno, poi dopo... Arrivederci e grazie, insomma, come si dice. Avvocato, c'è la quasi certezza di restare impuniti spesso dietro questi casi. Cosa si rischia concretamente facendo i furbetti della residenza? Ma ad oggi sono indagate 120 persone e il rischio è l'imputazione, che immagino sarà quella che poi verrà contestata in giudizio, è la truffa ai danni dello Stato per percepire appunto delle erogazioni alle quali non si aveva diritto, e forse anche il falso. Le pene vanno da 1 a 6 anni. Comunque era prevedibile. Assolutamente. I conti in tasca alla politica, Maria Laura Cruciani. La Sicilia per me è tutto. La Sicilia offre quello che difficilmente è irriscontrabile in altre parti d'Italia e del mondo. Vito Bellafiore è stato per 28 anni sindaco di Santa Ninfa, ma anche deputato regionale all'ARS ed infine senatore, per questo percepisce il doppio vitalizio. Sono arrivato a fare il deputato regionale e poi il senatore dopo aver dedicato gli anni migliori della mia vita al servizio alla collettività.
io facevo il sindaco di Santa Ninfa e arrivo poi a fare una legislatura e sono oggi quasi indicato all'opinione pubblica come una specie di malfattore, perché si deve togliere il vitalizio, che sa, il vitalizio di una legislatura arriva a circa 2.000 euro. Ma l'onorevole Bellafiore non è l'unico a percepire l'assegno vitalizio dell'ARS. La regione Sicilia eroga 158 vitalizi diretti spendendo ogni mese 761.000 euro. A questi si aggiungono i 588.000 euro mensili per 129 assegni di reversibilità e ancora 37 tra pensioni contributive, pensioni e reversibilità prorata. Il totale 18,3 milioni di euro l'anno. La questione dei vitalizi mette ordine in questo, è un fatto morale. Pensare di risolvere i problemi economici del nostro paese tagliando, abolendo i vitalizi è come togliere un cucchiaio d'acqua da un oceano. Allora, ci ha raggiunti Davide Desario, il direttore del quotidiano Leggo. Buonasera. Allora, siamo arrivati al tema di politici contro cittadini, no? Dopo aver visto cittadini contro cittadini, quanto questi sensi di questo senso dell'istituzione in noi. Allora, c'è il problema dei vitalizi, ma c'è anche il problema dei diritti acquisiti alla fine, o no? Sì, sì, diciamo che il problema dei vitalizi, secondo me, è una goccia nell'oceano. Cioè, dobbiamo parlare, credo che in Italia ci siano 16 milioni di pensionati, 23 milioni di pensioni erogate. I vitalizi non arrivano a 10.000, quindi stiamo parlando in realtà di una goccia nell'oceano. E poi bisogna pure capire effettivamente il sistema. Allora, ci sono dei politici che sono stati in Parlamento 30 anni, mi viene in mente Arnaldo Forlani, certo. 36 anni, ha contribuito ovviamente, adesso prende un vitalizio di 6.000 euro. Ma è una persona che ha fatto comunque sia il ministro, che ha ricoperto una serie di cariche. Poi chiaramente ci sono delle storture. Allora però non è che dobbiamo puntare solo sulle storture. L'equilibrio, ecco, prima Gaia chiedeva, vorrei sentire l'altra opinione, ora l'hai sentita. Le ambasciate delle regioni, Maria Laura Cruciani. Avere dei servizi comuni significa che una volta che la regione Umbria fa un grande evento può usufruire di una sala riunioni di 150 posti che altrimenti non potrebbe permettersi assolutamente da sola. Tutta una serie di spese, di costi di gestione si ripartiscono. Ed è proprio per ottimizzare le spese che le regioni Umbria, Toscana, Lazio e Marche a Bruxelles hanno fatto di uno stabile condiviso la propria sede di rappresentanza. Nel 98 era stato preso in affitto un immobile in affitto di 67.000 euro. A carico nostro. A seguito del cambio di proprietà decisero le quattro regioni di procedere all'acquisto. La quota della regione Umbria a 2 milioni e 300 mila euro circa. Il valore totale dell'immobile? Il valore totale che fu acquistato all'epoca era 12 milioni e 450 mila. Un risparmio notevole, ma non c'è solo Bruxelles, perché ogni regione ha una sede di rappresentanza anche a Roma e sono tutte concentrate nel raggio di una manciata di chilometri. Alcune sono in immobili di proprietà, altre sono in affitto con diversi canoni di locazione. Secondo i più recenti dati pubblici disponibili, si va dai 68.450 euro annui spese comprese della regione Liguria ai circa 70.000 euro spesi dal Piemonte. Ma ci sono anche la Calabria, le sedi delle Marche e della Toscana in via Parigi, la Valle d'Aosta e in via Barberini, l'Emilia Romagna e l'Umbria. Ma il modello Bruxelles potrebbe essere applicato anche alle sedi romane delle regioni? Sì, ma avevamo prima una nostra sede, dopodiché siamo andati in subaffitto, diciamo così, presso la regione Emilia-Romagna. Anche lì però poi quando abbiamo bisogno di una sala riunioni un po' più grande possiamo usufruire di quella. In quel caso è un prestito. Sono i padroni di casa, sì, in quel caso più. Allora, Desaria, senza ancora che ogni regione, anche se piccola, non voglia rinunciare alla propria identità o peculiarità? No. Non ha proprio senso, diciamo la verità, siamo nel 2018, esistono delle tecnologie che permettono di fare tutto, riunioni intercontinentali, non è possibile che da Campobasso si debba avere la sede a Roma, sono 200 chilometri, non è possibile. Fate una telefonata. Dopo aver parlato di senso civico, occupiamoci di chi ce lo insegna, la protesta delle maestre. Barbara Romano. Appena uscita da scuola, ho fatto 4 ore di italiano nella mia prima elementare, abbiamo fatto la costruzione delle frasi, siamo alla fine dell'anno scolastico, il 30 giugno finirà anche il mio contratto e poi chissà, non si sa cosa succede. E sì, perché ormai è ufficiale, il diploma magistrale di Elena e di altre 40.000 colleghe da solo non basta più per diventare maestra di ruolo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato chiudendo una battaglia legale iniziata circa 20 anni fa, quando una legge impose la laurea in scienze della formazione per essere assunte.
Prima di allora bastava solo il diploma. Per effetto di questa sentenza, 7.200 insegnanti in ruolo con un contratto a tempo indeterminato saranno licenziati. 40.000 insegnanti come me, precari, perderanno la possibilità di ambire al ruolo perché non potranno più avere un contratto a tempo indeterminato. Insomma, sul diploma magistrale gli effetti sono diversi. Rischiano di perdere il posto fisso gli assunti con riserva. Chi è precario come Elena invece dovrà accontentarsi delle supplenze oppure tentare la strada del concorso. Il Consiglio di Stato si è espresso in adunanza plenaria e quindi è un parere definitivo. Sarà necessario intervenire con una legge. E io nell'attesa sto qui con le mie colleghe. Allora, Gaia De Laurentiis, è una storia paradossale. Hanno insegnato fino ad oggi, possono insegnare come supplenti, ma non possono essere assunte. Io sono basita, senza parole, nel senso che le cose cambino, migliorino, è giusto così, anche per adeguarsi a quello che è l'Europa. Però, insomma, si parte da un certo punto. Perché mettere nei guai, rovinare, cioè veramente li metti... Li metti nei guai, direttore? Questa retroattività è un po' complicata. Ci sono esempi di maestri che sono 20 anni che insegnano e adesso gli dicono che non possono più insegnare, insomma... È un po' complicata come cosa. Che poi mi viene in mente un esempio invece molto più banale. No, la patente. Oggi prendere la patente è molto più difficile di quanto non fosse nel 91 quando l'ho presa io. Io oggi non dovrei guidare. Almeno, cioè, sicuramente non per l'orale. Non lo passo l'esame. Grazie Gaia, grazie direttore. Grazie. Saluto e cambiamo completamente argomento. Vi presento Sofia Besh Gaiano, buonasera professoressa, storia medievale in diverse università italiane, ha fondato l'Associazione Italiana per lo Studio della Santità, buonasera, dei Culti e della Geografia, grazie. Buongiorno. Tra i numerosi lavori ricordiamo l'introduzione all'invenzione di un culto, scritto da Sergio La Salvia per Viella Edizioni. Riccardo Cristiano, buonasera, giornalista, vaticanista, lungo inviato in Medio Oriente, bentornato Riccardo. Coordinatore dell'informazione religiosa di Radio Rai, libreria con solo l'inquietudine da pace, così Bergoglio rilancia il vivere insieme di Castelvecchi, e Monica Mondo, giornalista, scrittrice, condice Soul su TV 2000. Benvenuta Monica. Allora, in politica chi si è sentito abbandonato, scartato, ha votato contro i partiti tradizionali, arriveremo a parlare di populismo a breve, ma dare voce agli ultimi, Cristiano, come si diceva all'inizio, no? Scalfari, cioè alla fine il populista è quello che prende in mano il popolo che soffre, che non ne può più di nulla. E in che misura ha segnato invece la parte buona, cioè prendere in mano gli ultimi, il destino di Papa Francesco? Beh, il destino degli evangelici e quindi, cioè dei seguaci del Vangelo, e quindi il destino di Papa Francesco, che io definirei un radicale dell'evangelismo, ma le due cose non sono molto simili, nel senso che quello dell'attenzione per Bergoglio è proprio il popolo, no? La teologia del popolo, l'attenzione, il vivere con il popolo. Nella sua prospettiva questo è molto più vicino quindi a quello che noi chiamiamo popolare, una cultura, una politica popolare. Solo l'inquietudine da pace, il titolo del tuo libro, da dove l'hai preso? L'inquietudine da pace è un bel titolo, perché non è una frase mia, è una frase di Bergoglio. Papa Francesco, esatto, rivolgendosi al Collegio degli Scrittori di Civiltà Cattolica, ha detto: ragazzi, voi dovete scrivere sul mondo e interpretare il mondo in senso cattolico, come i miei scrittori. Allora vi raccomando tre chiavi di lettura del mondo. Inquietudine, incompletezza del pensiero e immaginazione. Se voi non permanete inquieti, se non siete consapevoli che il vostro pensiero è sempre incompleto, e se non siete capaci di immaginazione, immaginare che cosa c'è nel popolo di cui parlavamo prima, beh, voi allora non leggerete il mondo, voi leggerete voi stessi. Monica Mondo, se abbiamo detto è popolare e non populista, è un rivoluzionario?
anche di Gesù si è detto che era un rivoluzionario e Jovanotti ci ha spiegato che era praticamente come Che Guevara sullo stesso piano. Io direi di sì e di no, dipende cosa intendiamo per rivoluzione. Sta cercando di cambiare la Chiesa in questo senso, sì, è rivoluzionario. Credo che sia letto in maniera molto riduttiva Bergoglio e che le categorie che noi normalmente applichiamo alla politica e magari alla politica italiana stiano un po' strette a una personalità che oggi è la più indubitabilmente autorevole sia per i cristiani che non i cristiani, anche perché ce ne sono poche d'altri. Allora, professoressa Bescia, allora, l'invenzione di un culto, arriveremo a parlare anche di come nasce il culto di un santo, ma esiste un nesso tra le figure di Papa Bergoglio e di San Francesco? Perché ha scelto quel nome? Qual è il nesso? La scelta del nome è sicuramente significativa della volontà di dare una svolta alla Chiesa. È la prima volta che un Papa si chiama Francesco. Sappiamo anche che Francesco ha avuto dei rapporti difficili durante la sua vita con i Papi e quindi questo nome evoca certamente una scelta, secondo me anche in parte dirompente, sia per quanto riguarda l'interno della Chiesa, sia per quanto riguarda l'esterno della Chiesa. E qui vorrei tornare un momento a questo concetto di popolare e populismo. Sì. Io penso che gli ultimi non sono il popolo, nell'accezione politica che la cosa ha preso. Gli ultimi sono gli ultimi. Il popolo è qualcosa, come dire, che comprende tutti, ma gli ultimi non comprendono tutti. C'è una differenza notevole, secondo me. Senta, lei, abbiamo detto, studiosa dei santi, nella più ampia varietà delle storie, come si può definire la santità? La santità esiste praticamente in tutte le religioni, soprattutto nelle religioni monoteistiche, forme di santità. In modo molto generale si può dire un percorso spirituale che avvicina a Dio, alla divinità, questo per le religioni monoteistiche. All'interno del mondo cristiano, la religione cristiana ha preso delle forme particolari, soprattutto nell'idea della imitazione di Cristo e quindi di un percorso che attraverso l'imitazione di Cristo avvicina a Dio, un percorso spirituale di perfezione. All'interno della santità cristiana poi ci sono una serie di varietà, questa è una definizione molto generica. Lei ha scritto l'introduzione all'invenzione di un culto, un libro di un grande storico, di Sergio La Salvia, in cui dice, guardate che questo percorso, lei parla di Santa Filomena in questo libro, ci dice molto dell'epoca storica in cui si sviluppa, perché non è solo un tratto religioso. Moltissimo. Io considero questo libro, che sono, come dire, onorata di avere contribuito a ripubblicare per merito dell'Associazione Italiana per lo Studio della Santità, che lei gentilmente ha citato, e per merito della casa editrice Viella, perché mostra, come dire, anche in questo caso, in qualche modo, l'invenzione di un culto e la funzionalità di un culto per l'epoca che rappresenta. Questo culto nasce da un ritrovamento casuale delle reliquie, come ne avvenivano tante a partire dal Cinquecento nei cimiteri suburbicari di Roma. Ma questo culto viene preso in carico da una serie di personalità e attraverso la ricostruzione di Sergio La Salvia ci si accorge che questo culto di una santa, diciamo pure inventata, perché le reliquie non, come dire, sono difficilmente riconducibili alla martire, assume delle valenze importantissime, soprattutto per quanto riguarda l'Italia meridionale, il regno dell'Italia meridionale, ma non solo, perché il culto di Santa Filomena si sposta poi anche a Milano nel corso dell'Ottocento. Quindi in ambienti folti. Quindi c'è un diffuso folti. Sentire di Quindi cui si trova, solo si cerca una forma. Riccardo Cristiano, in fondo la paura, il bisogno di protezione è alla base molto spesso tanto di una richiesta religiosa quanto politica. Sì, ma è la stessa base sulla quale si pongono, a mio avviso, due richieste diverse. Cioè, fondamentalmente in questo senso stiamo parlando di quella che si definisce la religiosità popolare. La religiosità popolare da molti viene guardata come un dottola pratica mia. Raccomandarsi a San Gennaro, la mia famiglia è di Napoli, raccomandarsi a qualche altro santo, adesso questo non lo so, ma alla base della vera sostanza della religiosità popolare c'è la consapevolezza che tutti i popoli sanno come resistere al male
E quindi la raccomandazione al santo della religiosità popolare, a San Gennaro, a quale che sia, al di là dei confini del clericalismo, ma in un rapporto per cui io, popolo che so come resistere al male, ti chiedo di aiutarmi. Non ti chiedo la mia pratica, la promozione, queste cose qua. Ti chiedo il conforto nella mia visione del mondo e nel mio ruolo. Lei lavora in televisione, a TV2000, l'abbiamo detto. In che modo poi la tecnologia, il villaggio globale avvicinano le persone alla spiritualità e non tanto invece alla semplicità della soluzione del problema, come diceva Riccardo? Possono avvicinare... Non sempre lo fanno, qualche volta allontanano e distolgono. Papa ha parlato parecchie volte dei mezzi, cioè la Chiesa è stata all'avanguardia nell'uso dei mezzi di comunicazione da sempre, Don Alberione, Don Bosco, cioè le prime case editrici, i primi giornali sono i giornali cattolici, le prime televisioni private, ricordi come si diceva, le radio erano cattoliche. Non si diventa cristiani via web, non si incontrano i sacramenti via web. Ci vuole un incontro personale, questo vale dall'inizio della storia, cioè i primi discepoli sono diventati tali per contagio, vicino a Gesù, non è che... Per sentire quello che si pensava. Grazie ai nostri ospiti, l'ultima tappa del nostro percorso, dai problemi dei cittadini, la necessità di sentirsi protetti e avere paura, ed eccoci a parlare di populismo con Giovanni Orsina. Storia contemporanea alla Luis, Guido Carli. Buonasera. In libreria con La democrazia del narcisismo, breve storia dell'antipolitica per Marsilio, Giampiero Brunelli. Storia dell'istituzione politica alla Sapienza di Roma, buongiorno. Attualmente al San Raffaele in libreria con Perdere la libertà, patologia delle istituzioni politiche. Andrea Mancia, vice direttore dell'Opinione, benvenuto Andrea. Grazie. E direttore del nuovo mensile O Magazine, una rivista di storie per chi ama leggere il mondo come fosse un racconto. Allora, professor Orsina, iniziamo da lei. Cos'è la democrazia del narcisismo? Ma l'idea della democrazia del narcisismo è che la promessa che il liberalismo fa, che la liberal democrazia fa di autonomia individuale, coi decenni porta a delle degenerazioni, per le quali i cittadini delle democrazie sviluppano quella che negli anni 70 è stata descritta come una sorta di, ovviamente non una sindrome psichiatrica, ma come un modo di fare o un modo di ragionare narcisista, il che vuol dire che i cittadini delle democrazie tendono a ovviamente a mettere se stessi in primo piano, ma soprattutto anche a rappresentare la realtà secondo i propri desideri, cioè c'è una sorta di fuga dalla realtà. Professor Brunelli, questa frustrazione si è manifestata alle urne il 4 marzo oppure è solamente il indicare che i problemi non sono stati risolti e vogliamo un cambiamento ora, come diceva Scalfa all'inizio puntata? Io direi che tecnicamente i motivi per dire che c'è stato un voto di antipolitica il 4 marzo non ci sono, perché se guardiamo la definizione classica di antipolitica, per esempio per la scuola britannica, ci dovrebbe essere una disaffezione al voto, la sensazione che tutto viene sopra le nostre teste, la sensazione che non potremo mai fare nulla, l'allontanamento, l'astensione forte. Mi sembra che qui siamo invece più in una cornice più tradizionale. C'è un gruppo politico che è stato evidentemente contestato dall'elettorato, che ha scelto di cambiarlo. I movimenti che sono alle spalle di questo cambiamento si sono presentati alle elezioni e stanno avendo una cornice normale. Quindi direi che no, non mi sembra di poter dire che c'è stata antipolitica in questo voto. Andrea Mancia, l'antipolitica non è un fenomeno nuovo. No, l'antipolitica lo scrive anche il professor Orsina nel suo libro, c'è da secoli. Quello che è successo di nuovo negli ultimi anni è che il fenomeno dei social network e delle nuove tecnologie ha rappresentato un formidabile amplificatore per questi fenomeni. Quindi se una volta rappresentavano comunque fenomeni di nicchia che rimanevano circoscritti in parti tutto sommato marginali dell'elettorato, adesso queste nicchie, parlando fra di loro in continuazione, sempre e soltanto fra di loro, forse ci sembrano più di quanto siano in realtà sotto il profilo. Sono una rete, ma una rete che si sovrarrappresenta, sono perché è rumorosa. Sono una rete di bolle che continuano ad autoreferenziarsi fra di loro. E quindi parlando soltanto fra di loro di cose di cui sono convinte loro,
continuano a sembrare più di quanto in realtà sono. Io credo che siano tutto sommato sovrarappresentate, anche se diciamo alle elezioni alla fine questa sovrarappresentazione ha un effetto sull'elettore. Diciamo l'effetto c'è stato sicuramente. E c'è un tratto che dice lei, professor Orsina, qua c'è sempre la costruzione comunque di un nemico, no? Che caratterizza l'antipolitica. Sì, c'è questo elemento, insomma, lì la politica prevede la costruzione del nemico, però prevede la costruzione del nemico anche al servizio di un determinato progetto. Io faccio un progetto e poi questo progetto si contrappone a un altro tipo di progetto. Nella fase di crisi della politica che stiamo vivendo, molto spesso la costruzione del nemico è un po' fine a se stessa. Cioè io ho bisogno di un nemico per sfogare le mie frustrazioni, ma questo poi non si converte in un progetto in positivo. Si converte sul fatto che io devo punire qualcuno. Mi basta che qualcuno la pensi come me perché io sia soddisfatto, perché gli stessi abbiano... E di questo scrive anche in Perdere la libertà, no professore? Certo, il meccanismo della compressione della libertà adesso non si pone più come l'abbiamo visto nel suo svolgimento storico. Nella mia conclusione faccio vedere i prossimi sviluppi. I prossimi sviluppi sono quelli di ammodernare assolutamente l'Unione Europea, perché c'è già assolutamente un deficit democratico che è già rilevante, già attestato da tutti i commentatori da molti decenni. E questo deve essere fatto attraverso delle riforme che sono sempre state il cardine delle istituzioni politiche europee. Se c'è una cosa che ha caratterizzato i nostri ordinamenti è stato quello di fare riforme. E quindi la risposta più efficace contro i rischi di compressione della libertà politica è sicuramente quello di tornare coraggiosamente a proporre delle riforme. Andrea Mancia, può essere che invece di, diciamo, che sotto le forme dell'antipolitica, sotto le forme dei movimenti populisti, ci sia semplicemente la richiesta di far riprendere alla politica le leve del comando? Ma è una tesi interessante, cioè che dietro, diciamo, il paravento dell'antipolitica in realtà ci sia l'esigenza o la necessità di una politica diversa e più vicina magari alle esigenze reali dei cittadini. Io credo però, viste i risultati delle elezioni, quantomeno in Europa o in Occidente, diciamo così, negli ultimi 10 anni, e preso atto che quasi sempre chi governa poi alla fine le elezioni le perde, non so se si può arrivare a dire che tutti i governanti dell'Occidente negli ultimi 15 anni hanno sempre governato male. C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa, diciamo, con che a naso non mi torna. Con l'eccezione di Angela Merkel. Beh, che ha perso comunque. Dai, rispetto. Comunque sta sempre più perdendo. E lei dice nel suo saggio, attenzione perché la democrazia italiana sia un fenomeno che riguarda tutto l'Occidente, ma la democrazia italiana ha qualche rischio in più. Perché? L'Italia è un paese più fragile e lo è sempre stato, ed è un paese che è un po' chiuso fra le proprie fragilità e invece il desiderio degli italiani di vivere in un paese che sia come i paesi forti del nord Europa. L'Italia storicamente vorrebbe essere la Francia, la Germania, la Danimarca, c'è questa tensione che in realtà appartiene alla nostra storia a fronte di un paese fragile. Ecco, questo desiderio di essere nord europei e questa realtà mediterranea creano una tensione che fa sì che le nostre classi politiche siano ancora più messe sotto attacco e fa sì che ci sia un'inadeguatezza, perché ci aspettiamo qualcosa di diverso da quello che siamo. Ci aspettiamo troppo. Andrea Mancia, è possibile questa lettura? Sì, è possibile. È anche vero che la democrazia italiana stessa probabilmente che nasce su basi più fragili di quelle di altri paesi europei. Io più che ai paesi nordici penso ai paesi anglosassoni e credo che effettivamente la democrazia, diciamo, post-fascista del nostro paese sia nata col piede sbagliato. Cioè, quando nasci facendo finta che i 20 anni precedenti non siano esistiti, parti in maniera svantaggiata. Cioè, bisognava, diciamo, ammettere che un rischio dentro di noi c'era, Brunelli. Bisognava in realtà considerare tutti i fattori ostativi alla crescita delle nostre istituzioni.
noi abbiamo avuto un sistema bloccato, l'ha ripetuto anche nell'ultimo libro Orsina, ma lo stiamo dicendo tutti, questo Partito Comunista non è mai stato un'alternativa, quindi non c'è mai stata possibilità di votare qualcosa di diverso, quindi il sistema si è incancrenito, ha avuto dei risvolti clientelari e anche quando è caduto il muro comunque non ha superato il blocco che l'aveva ingessato per tutti quei decenni. Io vi devo salutare, immagino ci sia molto altro da dire, ma a noi non resta che ricordare, salve, arrivederci, Andrea Mancia, grazie di essere stato con noi. Non mi resta che ricordarvi che fino al 16 giugno con un sms, una chiamata al 45581 potete sostenere AISOST, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, nella lotta contro un tumore che colpisce ancora troppi bambini. Noi ci vediamo martedì. Allegro.